velocissimo giro di presentazione, così parliamo anche di questo per conoscerci meglio. Io sono Carlo Stemartin, insegno qua al Dipartimento di Automatica e Informatica, sono co-direttore del centro Nexa su Internet e Società. E vuoi dire tu, Eleonora? Sì, io sono Eleonora Bassi, sono una giurista, faccio ricerca nell'ambito di data protection e fondamentalmente data policy. Perfetto. E lavoro al centro Nexa di questo intero da anni. E Nicola Fantelli, sono studente della magistrale di informatica. Perfetto. Marta Molinero, io sono una giurista, però con master in management dell'innovazione e mi occupo di questo qui a Politecnico. Ok, quindi dove la gente trasferita del tecnologico? Sì. Ok, quindi non ci va Cisano, Marco Dori, cioè. Okay. Io sono Sara Mastricci, anche io sono giurista e sono a tirocinio anche al TRIN. Al TRIN, altre esperienze. Ok, sempre lo stesso. Ok, poi c'è la pattuglia Nex. Sono okay. Francesco Ruggero, sono responsabile della comunicazione qui al centro Nex. Antonio Vetrò, ricercatore del centro Nexa e in un centro interdipartimentale del Politecnico che si chiama FUL, Future Urban Legacy Lab, sto occupando di applicazioni di intelligenza artificiale in ambito urbano. Come dicevo stamattina, di intelligenza artificiale città. Giovanni Galippo, team manager del centro Nexa e studente di ingegneria informatica qui al Politecnico, studente magistrale. Con i nostri ospiti, che siete gli unici non politecnici. Io sono Daniela Paolotti, research leader alla Fondazione ITI e mi occupo di dati e salute. Io sono Ciro Cattuto, direttore scientifico di Fondazione ISI. Approfittate, dite due parole, scusa, la Fondazione ISI. Fondazione ISI è un centro di ricerca no profit, privato, che si occupa, esiste da 35 anni, e si occupa principalmente oggi di scienza dei dati, modellistica e matematica, l'impatto che queste cose hanno su alcuni sistemi di decision making, in particolare su come reagiamo e ragioniamo sulla salute, che ne so, prevenire epidemie, mitigarne l'impatto, con una cultura mista di modellistica e matematica, computer science, quarantina di persone, comunità internazionale. Sempre in via di interazione evento, naturalmente con entità come quella che ci ospita oggi. E, sì, siamo dentro il palazzo brutto della Unitredit. Sì, poco dopo che avevate trasferito. Siamo ritrasferiti sulla trovata del palazzo. Ah, sì? Però se non altro questo è nuovo, è stato fatto per me. All'epoca Mario mi ha detto se il Nexa, che era appena nata, voleva andare lì con voi. Sì. Però per noi la vicinanza con l'Ateneo è fondamentale. Tra l'altro il fondatore di Fondazione ISI è un professore emerito del Politecnico, il professor Mario Rassetti, che è stato per sì. Tutto tempo. No? È stato fino a pochi anni fa il direttore anche della scuola di dottorato. Esatto. Bene, dopo questa giusta introduzione è il momento di introdurre invece il nostro relatore, che molti, buona parte di voi avete già sentito ieri sera, 500esimi. Paperone sarebbe contento, e Andrea Glorioso, che ieri ha fatto un intervento al mercoledì Nexa sul futuro del lavoro, che è il suo nuovo tema di attività alla Commissione Europea. Invece questo secondo incontro che gli ho chiesto di tenere, che gentilmente lui ha accettato di fare la doppia corvée, anzi in realtà tripla, perché l'hanno anche reclutato alla European Training Foundation, e di tenere invece sull'argomento di cui si è occupato negli anni passati, perché negli anni passati Andrea è stato la delegazione dell'Unione Europea a Washington, negli Stati Uniti, dove si è occupato dei dossier digitali, principalmente relativamente al commercio, ma ci dirà poi meglio, e quindi ci racconta degli anni passati, del rapporto tra Europa e l'amministrazione prima Obama e poi Trump. Come dicevo ieri sera, sono praticamente contento di avere di nuovo Andrea qui, perché in realtà Nexa è nata, è stata incubata principalmente da me, lui e da Marco Ricolfi, qui chiaramente gli altri amici li conoscete, però quando Nexa non era ancora Nexa, lavoravamo insieme e poi lui ha fatto il salto, è buon per lui, a Bruxelles e verso la Commissione Europea. E il suo background è un background multidisciplinare, interdisciplinare, esattamente come in Nexa, perché da una laurea in scienze politiche, in realtà è un po' hacker, un po' esperto di proprietà intellettuale col master preso qua a Torino al Master Wipo del professor Ricolfi, insomma un background interdisciplinare che è quello che a nostro avviso è indispensabile per capire davvero la rivoluzione digitale, o almeno alcuni aspetti della rivoluzione digitale. Quindi è un ritorno e quindi
particolarmente contento di dare il benvenuto stavolta non più a Nexa ma al Dipartimento di Automatica e Informatica. A te la parola. Grazie Juan Carlos. Solo un chiarimento, l'incontro è video trasmesso, video registrato? Non è in... trasmesso, è solo registrato. Ok, in tal caso va benissimo, ma in tal caso devo parlare al microfono o si sente? No, si sente, va bene. Si sente e poi anche benissimo, se vuoi dire le cose più confidenziali, più interessanti, faccio così e si spegniamo. Ce lo dici, poi riaccendiamo. Va bene. Okay. Okay. Di sicuro ne hai di cose. Sì, ne ho un paio, sì. Vedremo. Grazie Juan Carlos, buongiorno a tutti, l'ho detto ieri sera, lo dico questa mattina, è per me un particolare piacere essere di ritorno a Torino. Ho passato non tantissimi anni, ma un po' di anni quando stavamo lavorando a ciò che poi sarebbe diventato Nexa, e ho sempre considerato Torino, non sono nato a Torino, ma per me Torino è sempre stata una seconda patria, soprattutto quando mi sono trasferito a Bruxelles e poi a Washington. Il mio cuore è rimasto molto su Torino e sui vecchi amici di Torino, quindi è un piacere essere di ritorno. Come Juan Carlos ha riassunto il tema del mio intervento di questa mattina, che poi spero sarà seguito anche da un Q&A, da uno scambio, visto che tra l'altro siamo pochi ma buoni, pochi intimi, spero che potremo avere un dialogo anche un pochino magari più approfondito su alcuni punti sulla base di ciò che dirò. Il tema del mio intervento è effettivamente, partendo dalla mia esperienza personale e professionale di quasi 4 anni come consigliere diplomatico per l'economia digitale dell'Unione Europea a Washington, quindi non solo verso Washington ma verso tutti gli Stati Uniti, partendo da quell'esperienza personale e professionale vorrei condividere alcune riflessioni sulle realtà, sulle priorità, sulle dinamiche politiche legate a questo settore molto importante e, come tenterò di spiegare, assolutamente strategico per gli Stati Uniti, o meglio, è strategico secondo me per gli Stati Uniti e per l'Europa e per tutto il mondo, ma gli Stati Uniti hanno capito, credo, prima dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea, quanto strategico questo settore fosse e sia. Cercare di capire, di riportare alcuni fatti, ma cercare anche di ragionare un po' insieme su cosa ciò possa significare, su cosa le dinamiche degli Stati Uniti, in particolare le dinamiche di quest'ultimo cambio di amministrazione da Obama 2 a Trump, che cosa significhi o possa significare effettivamente per l'Unione Europea. Con gli amici su Facebook, e chi mi segue su Facebook sa che su Facebook sono spesso un pochino più, diciamo, scherzoso nelle mie presentazioni, ho sintetizzato l'intervento dicendo sarebbe ora che l'Unione Europea si desse una svegliata su questi argomenti. Quindi questo sarà un po' il tema della presentazione. Brevissimamente, giusto per dare un po' di contesto anche sul mio background professionale, oltre a quello che Juan Carlos ha menzionato, prima di venire a lavorare, venire a studiare e a lavorare a Torino, ho lavorato nel settore privato. Peraltro io e Ciro abbiamo lavorato, credo, la prima startup italiana che si occupava di free software, software libero, open source software. Parliamo di molti anni fa, te e Ciro, non voglio dire quanti, ma un bel po' di anni fa, eravamo entrambi più giovani. Poi ho lavorato per la Camera di Commercio di Firenze, per altre realtà in giro per l'Italia e anche per l'Europa. Poi ho deciso di prendermi, diciamo, un sabbatico intellettuale, sono venuto a studiare e poi a lavorare qui a Torino. Poi sono passato al lato oscuro, sono andato a Bruxelles a lavorare per la Commissione Europea, dove inizialmente mi sono occupato soprattutto di privacy o protezione dei dati personali, cyber security e internet governance. E poi nel giugno 2014 sono stato, dopo un processo interno di selezione anche piuttosto lungo, sono stato inviato a Washington presso la delegazione dell'Unione Europea verso gli Stati Uniti per occuparmi come consigliere diplomatico di economia digitale. Ora, un paio di chiarimenti che credo possono essere utili, mi scuso se sono già noti o forse noiosi, ma per esperienza credo che sia importante anche mettere un po' di inquadrare un po' la discussione con alcuni concetti fattuali di base riguardo sia all'Unione Europea, cos'è, come funziona, cosa fa e cosa non fa, sia riguardo specificamente a che cosa è una delegazione dell'Unione Europea, quali sono i ruoli, poi anche qual è stato il mio lavoro in questi quasi 4 anni. Dunque, molto brevemente, per quanto riguarda l'Unione Europea, come immagino molti di voi sapranno, è una entità sovranazionale creata, le date dipendono da dove si vuole contare, ma diciamo creata inizialmente nel 1957, creata da Stati membri. L'Unione Europea è il risultato di una decisione sovrana di inizialmente un nucleo ristretto di Stati membri,
da cui l'Italia, che è uno dei paesi fondatori di quella che all'epoca era la Comunità Economica Europea e poi man mano è diventata l'Unione Europea. L'Unione Europea è, non la si può definire uno Stato per mille ragioni, però internamente, in termini di processo decisionale, ha alcune istituzioni interne che richiamano un po' come funzionano normalmente gli Stati, quindi esiste un potere esecutivo, un'istituzione che è la Commissione Europea, che è l'istituzione europea per cui io lavoro, io sono funzionario della Commissione Europea, che è indipendente dagli Stati membri. E io come funzionario della Commissione Europea, e questo è molto chiaro nel mio contratto con la Commissione Europea, nel mio contratto di lavoro, nel mio statuto, I neither seek nor accept instructions from my government, né chiedo né ricevo né accetto istruzioni dal mio governo nazionale. Ciò non vuol dire che io non ascolti ciò che il mio governo nazionale, l'Italia, può dire o non dire, ma in quanto funzionario della Commissione sono del tutto indipendente dal governo, qualunque esso sia, e lo stesso per i miei colleghi. La Commissione come potere esecutivo, come istituzione, come potere esecutivo, sì. Dicono, non faccio da dal tuo governo? Da qualsiasi governo nazionale. No, come funzionari della Commissione, così come i commissari europei che compongono, e sono a livello politico, certo, sotto certo l'autorità del Presidente della Commissione, sono, diciamo, ci sono delle terminologie precise che magari non sto qui a spiegare, sono, diciamo, selezionati dai governi nazionali, sono votati dal Parlamento Europeo, a cui arriverò tra un momento molto brevemente, ma sia i commissari, sia i funzionari della Commissione Europea, sia nel modo in cui siamo selezionati, sia nel modo in cui operiamo, siamo indipendenti dai governi nazionali. A volte i governi nazionali non lo capiscono bene, bisogna spiegarglielo, perché ogni tanto telefonano e bisogna spiegargli che no, dovete chiamare i vostri rappresentanti a Bruxelles, che non sono io o i miei colleghi. Quindi la Commissione come potere esecutivo dell'Unione Europea fondamentalmente ha il potere e la prerogativa unica di proporre legislazione, e questa è un po' una peculiarità dell'Unione Europea, perché a differenza della maggior parte degli Stati, non solo in Europa ma anche nel resto del mondo, dove tipicamente il Parlamento ha anche il potere di proporre legislazione, nell'Unione Europea è solo la Commissione Europea che può proporre legislazione. Non vi tedio sui perché e sui per come, ci sono delle ragioni per cui si è arrivati a questo compromesso, però questa è la realtà. Una volta che, e questo è in diciamo, praticamente tutte le aree di competenza dell'Unione Europea, ci sono alcune eccezioni, ma non entriamo troppo nei dettagli perché poi non è il tema del seminario di oggi. Una volta che la Commissione Europea propone fa una proposta legislativa, per esempio la famosa o infame, a seconda dei punti di vista, General Data Protection Regulation, che è nata come una proposta della Commissione Europea, viene presentata ai cosiddetti co-legislatori, che sono il Parlamento Europeo, composto da 750 passa parlamentari, europarlamentari direttamente eletti da tutti i cittadini europei, e come saprete le prossime elezioni del Parlamento Europeo si terranno a maggio del 2019, quindi tra qualche mese. L'altro co-legislatore è il Consiglio dell'Unione Europea, che riunisce i rappresentanti dei governi dei 28 Stati membri. Quindi è un sistema, diciamo, bicamerale, per semplificare un po'. Tipicamente i due colegislatori decidono sulla base delle maggioranze qualificate, quindi non serve l'unanimità, tranne che in alcuni casi, ma in generale non serve l'unanimità. Una volta che i colegislatori negoziano, dibattono, con un processo democratico così come si trova in qualsiasi altro stato democratico a questo mondo, troveranno un accordo. Probabilmente l'accordo sarà su un testo diverso rispetto alla proposta della Commissione Europea, così come è normale. A quel punto quella legislazione diventa diritto dell'Unione Europea e gli Stati membri hanno l'obbligo di applicare quella legge, quella legislazione, quei regolamenti all'interno del proprio ordinamento nazionale. A quel punto la Commissione ha un altro ruolo, di cui io mi sono occupato ripetutamente, che è quello di, per usare un inglesismo non bellissimo, che è quello di monitorare la corretta applicazione del diritto dell'Unione Europea. Cioè, in altri termini, verificare che gli Stati membri effettivamente diano seguito a ciò che essi stessi hanno deciso a Bruxelles tramite questo processo di negoziazione con i due co-legislatori. E in casi estremi, che noi cerchiamo di evitare la Commissione Europea, ma che se necessario mettiamo in essere, avviare delle cosiddette procedure di infrazione, che avvengono quando riteniamo che peraltro una procedura di infrazione è preceduta da tutta una serie di lettere di avvertimento e discussioni, non è che subito mandiamo i carri armati, che peraltro non abbiamo in uno Stato membro, perché non stanno applicando per il momento. Per il momento. E quindi
Il nostro ruolo, se vogliamo essere un po' retorici, nei trattati c'è scritto che la Commissione europea è anche la guardiana dei trattati. Quindi il nostro ruolo è anche quello di assicurarci che i regolamenti, le leggi, che permettetemi di ribadire perché è un punto importante credo nel dibattito politico italiano e non, regole che sono decise dagli Stati membri dell'Unione Europea e dal Parlamento. E io devo dire da funzionario, ma anche da cittadino italiano, sono spesso irritato quando sento i politici di qualsiasi colore che dicono a Bruxelles c'è un posto che... Bruxelles non impone assolutamente niente, Bruxelles è un posto dove gli Stati membri con gli europarlamentari vanno, discutono, negoziano e poi passano delle regole che si suppone vengano applicate perché le hai discusse anche tu quando eri là. Poi ci sono anche alcuni politici che si lamentano di Bruxelles, non si sono mai fatti vedere con gli europarlamentari su Bruxelles, ma queste sono altre questioni che non vado a toccare. Quindi scusatemi per questa forse un po' noiosa introduzione, ma giusto per dare un framing a quello che è l'Unione Europea. L'Unione Europea quindi ovviamente ha oggi come oggi ha delle responsabilità sostanziali all'interno del cosiddetto mercato unico che è composto dai 28 Stati membri, presto probabilmente 27 con la fuoriuscita del Regno Unito, ma vedremo cosa succederà quando il momento arriverà, perché le negoziazioni su come, quando, in che maniera e cosa succederà dopo che nel Regno Unito sono ancora in corso. Però l'Unione Europea ha anche evidentemente un ruolo di proiezione verso l'esterno, perché non siamo un'isola, siamo un continente piuttosto grande, siamo il mercato integrato unico più grande del mondo, sicuramente dal punto di vista di numero di cittadini, perché abbiamo 500 milioni di cittadini, e quindi un mercato anche dal punto di vista di GDP, o PIL, a seconda delle metriche comunque siamo o il primo o il secondo mercato più grande al mondo. Siamo comunque una potenza commerciale con l'Unione Europea di grande peso e ovviamente questo comporta anche la necessità di avere un approccio strategico nei confronti delle relazioni esterne, che sono relazioni commerciali che fino ad oggi e a tutt'oggi costituiscono la maggior parte delle attività di relazione esterna dell'Unione Europea come Unione. Ciascuno dei 28 Stati membri evidentemente ha la propria, purtroppo evidentemente, ma in ogni caso ha la propria politica estera anche nell'ambito della sicurezza, nell'ambito militare, eccetera. Ci sono delle forme di cooperazione all'interno dell'Unione Europea anche dal punto di vista di sicurezza e stiamo cominciando anche a cooperare dal punto di vista militare, però per essere molto chiari, a livello di Unione la proiezione esterna, le relazioni esterne sono per lo più incentrate sull'aspetto, chiamiamolo per semplificare un po', commerciale, di commercio internazionale. Quindi come essendoci la necessità di, di questo approccio strategico verso l'esterno, e peraltro scusate, torno indietro, questo significa anche per come funziona l'Unione Europea, il singolo Stato membro nei campi di attività in cui l'Unione Europea ha responsabilità, e ciò comprende il commercio internazionale, l'Unione Europea è anche l'unica che ha titolarità per avviare discussioni, trattative e negoziazione con quelli che chiamiamo paesi terzi, cioè paesi non membri dell'Unione Europea. E quindi per essere chiari, quando sentite parlare di stati membri dell'Unione Europea che parlano o vaneggiano a seconda delle opzioni di fare accordi commerciali con XYZ, no, attenzione, perché fin tanto che un paese è uno stato membro dell'Unione Europea, l'accordo commerciale si può fare solo a livello di Unione Europea, tutti insieme, tutti e 28. Io osserverei anche che quando bisogna fare una negoziazione commerciale con la Cina, un conto è farla quando si è 28 paesi con un mercato di 500 milioni di persone, un conto è farlo quando si è un paese di anche di 60 milioni di persone, i rapporti di forza sono ben diversi. Comunque, fattivamente, dal punto di vista attuale, ciò significa che l'Unione Europea ha una serie di responsabilità di relazionamento verso l'esterno che sono proprie e specifiche e esclusive all'Unione Europea. Dunque l'Unione Europea si è dotata già da un po' di tempo di delegazioni, credo che se ricordo bene abbiamo delegazioni in quasi tutti i paesi del mondo, tranne la Corea del Nord se ben ricordo. Queste delegazioni sono di fatto sono come delle ambasciate, hanno uno status diplomatico. Chi lavora in una delegazione dell'Unione Europea è, come è stato nel mio caso, dal 2014 al 2018, è un diplomatico, io avevo il passaporto diplomatico, lo status di diplomatico negli Stati Uniti, che credetemi è molto meno fancy di quello che le persone possono pensare, non ci sono questi grossissimi vantaggi e non si passa neanche più rapidamente ai controlli di un passaporto, ma in ogni caso hanno
la delegazione e chi lavora in delegazione ha per lo più uno status diplomatico. Non si chiamano ambasciate per un motivo molto semplice, che nel diritto internazionale solo gli stati possono avere ambasciate, e siccome l'Unione Europea non è uno stato, se avessimo detto che l'Unione Europea ha le ambasciate, un po' dei nostri stati membri avrebbero cominciato a lamentarsi, perché l'Unione Europea non è uno stato, eccetera eccetera. Una questione squisitamente politica e puramente politica terminologica, però funzionalmente una delegazione funziona come ambasciata. Quindi venendo un po' a me, a quello che ho fatto io, così come altri colleghi in delegazione, qual è dunque il lavoro di un consigliere diplomatico, di un rappresentante diplomatico dell'Unione Europea, che sia, come nel mio caso, che si sia occupato, come nel mio caso, di economia digitale, un tema molto molto ampio. Sicuramente non mi sono occupato di controlli veterinari o sicurezza nucleare, eccetera, altri colleghi se ne occupavano. Ma alcuni di noi, ci sono un po' di persone più giovani in questa sala che forse non coglieranno il riferimento, ma i diversamente giovani per noi lo coglieranno. Fondamentalmente si fanno cose e si vede gente. È questo che fa un diplomatico. Ma in pratica cosa vuol dire? Il vedere gente è la parte veramente importante del lavoro di un diplomatico. E questo è vero, ribadisco, sia che, come nel mio caso, ci si sia occupati di economia digitale, sia che ci si occupi di veterinaria, che ci si occupi di qualsiasi altra cosa. Perché è importante vedere gente? Perché fondamentalmente il lavoro di un diplomatico è risolvere il problema prima che diventi un problema. Quello che intendo dire è che spesso e volentieri, anche con un partner strategico, con gli Stati Uniti, e parlerò un po' del rapporto tra Europa e Stati Uniti da questo punto di vista, ci sono sempre differenti punti di vista. Ci sono sempre questioni su cui abbiamo interessi tattici o a volte persino strategici differenti. Poi, siccome siamo tutti esseri umani e il rapporto personale conta, ci sono anche leader politici che non si piacciono granché e questo genera tensioni, fratture, eccetera. Generalmente, questo è vero sia nei termini della proiezione esterna delle relazioni esteriori, sia anche nella politica in senso più generale. Quando una situazione arriva al punto di essere un problema da risolvere, questo vuol dire che si impiegheranno è a volte inevitabile, per essere chiari, a volte esiste una differenza di vedute che bisogna vedere oggettivamente e non è che si può evitare. Però la mia esperienza è che nel 90% dei casi i problemi derivano spesso e volentieri da una mancata comprensione o terminologica o concettuale di quello che le due parti vogliono. Per esempio, per entrare un pochino più nel dettaglio, nelle discussioni sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, io sono fortemente convinto, sulla base dell'esperienza di questi 4 anni negli Stati Uniti, che esistono delle differenze tra l'approccio europeo alla protezione dei dati personali e l'approccio americano alla privacy, come la chiamano loro. Però queste differenze non sono così sostanziali come a volte viene fatto credere da o media o interessi industriali interessati da una parte o dall'altra a perorare il proprio approccio. Queste differenze però, o la maggiore o minore differenza, per esempio nel campo della privacy e della protezione dei dati personali, è un aspetto che si può cogliere solo se si è veramente esperti, se si va nel dettaglio. Quando invece sei un decisore politico e necessariamente le cose si vedono a 10,000 miles high, come direbbero gli americani, quindi da un'altezza un pochino più elevata perché ci si deve occupare di tante altre cose, il rischio è di cogliere soltanto il messaggio un po' superficiale: gli americani e gli europei hanno approcci completamente diversi alla privacy, io ovviamente devo perorare, io come politico europeo devo avanzare l'interesse europeo, quindi andiamo in guerra commerciale con gli americani. Questo è un problema, sinceramente, se effettivamente le differenze all'atto pratico sono minori di quelle che potrebbero sembrare. Allora, il lavoro del diplomatico è anche di cercare di spiegare ai propri superiori: no, guardate che le cose in America non funzionano come leggete sul giornale XYZ o come il lobbista dell'azienda europea che ha i suoi interessi a far passare il messaggio che gli americani se ne fregano della privacy vi sta raccontando. Vi dimostro, sulla base di dati oggettivi ma soprattutto delle conoscenze che ho con chi in America lavora su questi temi, che le differenze sono minori rispetto a quello che potreste pensare. Faccio l'esempio della privacy ma potrei portare altri esempi in altri settori. Altro esempio del perché vedere gente per un diplomatico è molto importante: come ho detto prima, arrivano dei momenti in cui non ci si può nascondere dietro un dito, le differenze esistono.
E le differenze esistono, possono essere differenze minori, possono essere differenze che portano a discostamenti anche strategici nell'approccio tra l'Unione Europea, perché io ho lavorato e lavoro per l'Unione Europea e sono quegli interessi che faccio, e gli Stati Uniti. È importante che il diplomatico sia in condizione di poter dire ai propri superiori, ai propri decisori politici, guarda che questi, che sia nel campo della privacy, protezione dei dati personali, nel campo della sicurezza informatica, nel campo dell'intelligenza artificiale, guarda che le nostre strade stanno divergendo e che presto o tardi ci troveremo a dover affrontare delle differenze che adesso non sono apparenti per te che non sei esperto, per te decisore che non sei esperto, che non segui tutti i giorni. Tu adesso non le vedi, ma da qui a un anno ci troveremo ad affrontare un problema, quindi è meglio che cominciamo a prepararci adesso. Questo tipo di lavoro analitico, se vogliamo, che sia descrittivo sia predittivo, anche se per essere molto sinceri le capacità del migliore diplomatico di questo mondo di prevedere ciò che succederà sono sempre limitate, però comunque questo lavoro analitico che è fondamentalmente il valore aggiunto del diplomatico nel paese terzo, in un paese al di fuori dell'Unione Europea, non si può svolgere se non si parla con le persone, se non si parla con la gente. Quando dico parlare con la gente vuol dire parlare con gli esperti, parlare anche con la gente per strada. Vi faccio un esempio banale: quando sono arrivato relativo all'economia digitale, quando sono arrivato in America nel giugno 2014, la prima cosa che ho fatto ovviamente è stato cercare un posto dove trovare del buon caffè, per la esistenziale immediata che sono andato a cercare. Fortunatamente o sfortunatamente al piano terra dell'edificio della delegazione europea c'era e c'è tuttora uno Starbucks, dove fortunatamente l'espresso funzionava abbastanza bene, quindi io ci andavo là, vorrei dire ogni mattina, ma in realtà anche 2-3 volte al giorno perché avevo bisogno di carburare. E a un certo punto mi sono reso conto, siccome la delegazione è molto vicina anche a varie università, Georgetown, George Washington University, a Washington ci sono 2-3 college e università abbastanza rinomate, abbastanza grandi, quindi con lo Starbucks ci andavano un sacco di studenti, e a un certo punto mi sono reso conto che non solo gli studenti non pagavano più con contanti invece di carte di credito, questo era già ovvio e già lo sapevamo che negli Stati Uniti il passaggio dal denaro contante alla carta di credito era già una cosa fatta e finita, ma ho cominciato a notare che un numero crescente di studenti non pagava neanche più con la carta di credito, pagava con il cellulare. Attenzione, questo era il 2014, metà 2014, dove il pagamento tramite cellulare in realtà non era molto diffuso. Quindi io non è che ho scritto un rapporto dicendo tutta l'America si sta spostando verso near field communication e pagamento tramite cellulari, però ho guardato, ho fatto attenzione, ho detto ma forse questo significa qualche cosa, quindi poi ho prestato più attenzione, ho parlato con degli esperti del settore ed effettivamente poco dopo ho scritto un rapporto in cui semplicemente ho scritto c'è questa dinamica negli Stati Uniti, volete voi headquarters che io o altri guardiamo più attentamente che cosa sta succedendo. Questo è un esempio, se volete, un po' banale, ma è abbastanza illustrativo di ciò che fanno i diplomatici: tenere gli occhi aperti, capire quali sono le dinamiche nel paese in cui si è, ripeto, nel mio caso specifico cercando di focalizzarsi sull'economia digitale, perché non è che si possa coprire tutto. Non vi spiego troppo, anche perché forse è poco interessante, chi c'era, chi non c'era, chi era l'ambasciatore eccetera. Fatemi solo dire l'ambasciatore con cui io ho lavorato, che sta per finire il suo mandato, lo dico perché secondo me è stato uno dei migliori ambasciatori che l'Unione Europea possa aver avuto, David O'Sullivan, che è stato anche segretario generale della Commissione Europea, capo di gabinetto di Romano Prodi quando era presidente della Commissione, svariati altri titoli e via discorrendo. Lo menziono perché, visto che siamo registrati, ci tengo a sottolineare che per me lavorare con l'ambasciatore O'Sullivan è stato un grande piacere e una grande occasione di crescita professionale, ed è un peccato che purtroppo debba andare in pensione a poco. L'Unione Europea sta perdendo un funzionario di grande spessore. Quindi tralasciando un attimo l'aspetto più di chi lavorava alla delegazione, se siete interessati, eravamo circa, se ricordo bene, 110-115 colleghi lì a Washington, non la più grande delegazione. Gli inglesi, i britannici hanno credo tipo 400-500 persone a Washington, i canadesi ancora di più, gli australiani ancora di più e via discorrendo, però una delegazione di un certo peso. Che cosa significa che io mi sia occupato di economia digitale?
E qui vi racconto un aneddoto. Quando io sono stato mandato a Washington, quando ho fatto il processo di selezione interno, tecnicamente l'argomento di cui io mi sarei dovuto occupare, quello che c'era scritto nella Call for Expression of Interest, come le chiamiamo con questi inglesismi all'interno della commissione, era Telecommunication Policy, politica della telecomunicazione, o regolamenti della telecomunicazione. Quindi fondamentalmente, per quanto riguarda gli Stati Uniti, seguire molto ciò che faceva e fa la Federal Communication Commission, che è l'entità, l'agenzia amministrativa indipendente che negli Stati Uniti si occupa molto di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni, e ovviamente anche seguire ciò che faceva l'amministrazione, quindi l'esecutivo, il congresso e le varie aziende, poteri industriali, ma nel campo specifico delle telecomunicazioni. Una volta arrivato lì a Washington, mi sono reso conto molto rapidamente che in realtà, volendosi occupare di economia digitale, occuparsi solo di telecomunicazioni sarebbe stato assolutamente riduttivo, perché già a quel punto, di fatto, quando si parlava di digitale, sicuramente ciò che gli americani intendono tutt'oggi parlando di economia digitale andava molto al di là del settore delle telecomunicazioni. E qui secondo me noi europei abbiamo scontato un certo approccio a silo, a separazione forzata, per cui per troppo tempo abbiamo pensato: ma ci sono telecomunicazioni, c'è il copyright, c'è il settore audiovisuale, c'è la privacy, e queste cose non si parlano tra di loro. E questo lo si può vedere abbastanza chiaramente, o si poteva vedere nella commissione. Noi dal nostro punto di vista ci siamo ristrutturati anche abbastanza pesantemente per gestire il processo di convergenza tra tutti questi settori, però a livello nazionale spesso e volentieri si vede ancora, noi vediamo ancora, che delle telecomunicazioni si occupa il ministero X, del copyright si occupa il ministero Y, però dell'interfacciamento di come il copyright online che passa per le reti di telecomunicazioni, quindi quali siano le responsabilità degli operatori di telecomunicazioni, peraltro un operatore di telecomunicazione è solo chi fornisce il pipe o è anche chi fornisce i servizi a valore aggiunto sul pipe, perché di fatto nell'industria, sia in America che in Europa, scusate gli inglesismi, ma i player puri, cioè un'azienda che fornisca soltanto il collegamento fisico o un'azienda che fornisca soltanto servizi che viaggiano sul collegamento fisico, ormai sono anche abbastanza rari. Gli americani secondo me hanno capito collettivamente, come società, hanno capito prima di noi, hanno intuito prima di noi che questi processi di convergenza, uno, stavano avvenendo, due, avrebbero avuto delle implicazioni molto molto strategiche, molto serie per le politiche industriali del loro paese, e che dunque sia come organizzazioni pubbliche, come amministrazione, si sarebbero dovuti aggiornare, avrebbero dovuto cambiare, e anche come relazioni tra l'industria, i governi e il settore pubblico, questo avrebbe ingenerato dei cambiamenti. Per essere molto chiari, non è che ciò significa che negli Stati Uniti le cose funzionano perfettamente e che non ci sono conflitti di competenza. A tutt'oggi, per fare un altro esempio vicino a ciò di cui mi sono occupato io, non è ancora chiarissimo, quando si parla di economia digitale, quando si parla per esempio di privacy, di tutela del copyright, di tutela dei consumatori sull'e-commerce, eccetera, a tutt'oggi ci sono ancora diverse discussioni tra la Federal Communication Commission e la Federal Trade Commission, che sono due entità amministrative differenti, indipendenti, e che ancora passano il tempo a litigare di chi effettivamente si deve occupare delle eventuali violazioni, per esempio del diritto dei consumatori online quando ordinano qualcosa e il pacchetto non gli arriva quando gli dovrebbe arrivare. Ancora sto semplificando, ma per dare un'idea. Quindi sono arrivato nel 2014, mi dovevo in teoria occupare soltanto di telecomunicazioni, mi sono reso conto molto rapidamente che in realtà mi sarei dovuto occupare di molto più che di telecomunicazioni. Vi confesso che ho tirato un sospiro di sollievo, perché io volevo andare negli Stati Uniti e mi interessava molto, però l'idea di passare 4 anni a occuparmi solo di telecomunicazioni non è che proprio di diritto poi delle telecomunicazioni, non è che poi mi esaltasse, lo so con tutto rispetto per, se c'è qualcuno in sala che si occupa esattamente di questo, però diciamo che farlo per 4 anni non è proprio il massimo della vita. E quindi rapidamente ho cominciato a seguire tutta una serie di altre materie, fondamentalmente quelle che erano una priorità o per l'Unione Europea, o per gli americani, o per entrambi. E di fatto, volente o nolente, questo ha significato che negli anni in cui sono stato a Washington io mi sono occupato moltissimo, molto più di ciò che da un punto di vista puramente formale avrei dovuto occuparmi, visto la parte della commissione da cui io vengo, eccetera, eccetera, soprattutto di privacy e personal data protection, che è stata ed è tuttora per gli americani una ossessione, non trovo maniera migliore per definirla,
In particolare, quello era il 2014, quindi era il periodo in cui entravamo nel vivo delle negoziazioni sulla General Data Protection Regulation a livello europeo, che poi è stata adottata nel maggio 2016 ed è diventata, scusate per l'inglesismo, enforceable nel maggio 2018. E in particolare questo regolamento è stato per me, c'è stato un periodo in cui mi sono occupato quasi costantemente di spiegare agli americani che cosa effettivamente la General Data Protection Regulation dicesse o non dicesse. E tra un momento arrivo al perché gli americani erano così ossessionati dalla GDPR. In realtà non è legato di per sé alla GDPR, però l'altro aspetto di cui mi sono occupato molto, e se vogliamo da un punto di vista personale e professionale, anche la parte, una delle parti più interessanti del mio lavoro, e sono state le negoziazioni sul Privacy Shield, ovvero la misura regolamentare che è andata a sostituire un precedente accordo esistente tra Stati Uniti e l'Unione Europea, cioè Safe Harbor. Fondamentalmente il Safe Harbor prima, che fu invalidato nel 2015, se ricordo bene, dalla Corte di Giustizia Europea, il caso Schrems, per chi segue queste faccende, e poi Privacy Shield regolamentano la misura in cui è possibile trasferire dati personali dei cittadini dell'Unione Europea negli Stati Uniti, specificamente negli Stati Uniti. Ora, perché questi due argomenti sono così fondamentali per, fatemi essere un po' cattivo, sono così fondamentali per l'industria americana e quindi sono fondamentali per il governo americano, di qualsiasi amministrazione, scusate, sto cercando di aprire. Non ci riesco. Perché l'amministrazione Obama, sapete che Obama è stato presidente per 8 anni, quindi in America tipicamente si parla di Obama 1 e Obama 2, che a me fa sempre un po' ridere perché mi ricorda il re, e teoricamente gli americani hanno fatto la rivoluzione per liberarsi delle dinastie regnanti, però loro stessi parlano di Obama primo, Obama secondo, eccetera. Allora, le amministrazioni Obama, sia, oserei dire, fin dalla partenza Obama 1, ma sicuramente nel secondo 4 anni dell'amministrazione Obama, non so se l'abbia fatto il presidente lui stesso, non ho mai avuto il piacere di conoscere di persona il presidente, ho conosciuto persone a lui vicine, ma non lui personalmente. Sicuramente la sua amministrazione, da quello che mi dicono le persone che conosco, su indicazione molto esplicita del presidente Obama, fece una scelta strategica molto chiara su quali settori industriali investire. Investire sia in termini finanziari, quindi riforme fiscali per aiutare un certo settore, sia soprattutto investire sotto forma di, fatemelo dire, protezione politica. E questi due settori, sotto l'amministrazione Obama 1 e 2, soprattutto 2, tutte e due, sono state fondamentalmente il settore dell'ICT, Information and Communication Technology, in particolare, non so, Silicon Valley, perché il settore tecnologico ad alta tecnologia degli Stati Uniti non è solo Silicon Valley, è molto più ampio, quindi quel settore, e poi il settore delle energie rinnovabili, green tech, eccetera. Quel settore là io non lo seguivo, non lo conosco bene, quindi mi concentro più sull'aspetto del settore ICT. Non entro nel merito se quella sia stata una scelta corretta o scorretta, sicuramente l'insistenza dell'amministrazione Obama nel proteggere politicamente, nel tutelare, nello spingere il settore di Silicon Valley ha messo in difficoltà in diversi casi altre industrie più tra virgolette tradizionali degli Stati Uniti, e questo poi è stato pagato dai democratici nelle elezioni del 2016, di cui parlerò tra un po', perché i lavoratori di quelle industrie sono state, non mi piace dire preda perché pare che i votanti siano dei cretini, che non, però i votanti che lavoravano in quegli negli stati in cui quelle industrie erano molto forti, oggettivamente si sono sentiti, e questo era un refrain abbastanza comune durante la campagna elettorale del 2016, scusate ma Obama e gli obamiani hanno investito tutto quanto sulla California e Silicon Valley, what about us? Anche noi siamo americani, però non ci pare che l'amministrazione Obama si sia occupata molto di noi, dell'industria estrattiva, dell'industria dell'energia tradizionale, eccetera. Poi ovviamente la realtà è sempre molto più complicata e non è proprio vero che l'amministrazione Obama abbia completamente ignorato quell'industria, però diciamoci la verità, era molto chiaro sicuramente per un diplomatico come me che si occupava di queste faccende negli Stati Uniti che c'è stata una chiara preferenza politica per l'amministrazione Obama nei confronti di Silicon Valley.
al punto che, per esempio, era pressoché impossibile per muovere una critica pubblica e privata, ma neanche una critica, un'osservazione, ma magari Silicon Valley non sono proprio i salvatori del mondo, magari Google non sta facendo tutto giusto, magari senza che dopo, non dico 5 minuti, ma un paio d'orette, non arrivasse una telefonata dalla Casa Bianca di qualcuno che chiedesse: ma è tutto a posto? Va tutto bene? Do we need to have a conversation? Che è il genere code word per gli americani, per dire non siamo contenti di quello che hai detto. E se posso fare un'altra osservazione, non voglio essere troppo critico nei confronti dell'amministrazione Obama, perché mia opinione personale, io credo che Obama sia stato fondamentalmente un buon presidente, la sua amministrazione sia stata fondamentalmente un'amministrazione più che decente per gli americani, però all'interno delle pratiche di porte scorrevoli, revolving door, che per essere chiari sono molto comuni negli Stati Uniti, per cui la persona X va a lavorare per il congresso o per l'amministrazione, ci lavora 2-3 anni, dopodiché va nel settore privato. È molto comune poi che dal settore privato ritorni a lavorare per l'amministrazione del congresso. Personalmente io non trovo il concetto in sé disdicevole, anzi porta secondo me ad accumulare esperienze in diversi ambiti che poi sono utili, perché diciamo francamente io ho colleghi alla Commissione Europea che 20 anni che non sono nel settore privato e non hanno la pallida idea di come funziona il settore privato, e siccome ci troviamo in qualche maniera a regolamentare il settore privato è un po' problematico quando non hai la pallida idea o quando le uniche idee che hai ti arrivano da persone esterne, lobbisti per essere chiari, che ti dicono quello che tu vuoi sentire. Quindi la pratica in sé io non ho particolari problemi, però oggettivamente, e ci sono i numeri, sotto l'amministrazione Obama la pratica delle revolving doors, soprattutto tra l'amministrazione, anche il congresso, ma soprattutto l'amministrazione e Silicon Valley e il settore tecnologico, raggiunse livelli assolutamente allucinanti. E non parlo tanto delle persone di alto o altissimo livello, i segretari del gabinetto che sono fondamentalmente i ministri, perché quelle persone sono, diciamo, facili tra virgolette da monitorare, è facile, per chi è interessato, è facile sapere che l'ex segretario del tesoro è andato a lavorare per la banca X o per Google o per Facebook, perché generalmente compare i giornali. Il problema vero sono tutte le persone al di sotto del livello ministeriale, che sono comunque persone nel sistema americano che hanno un'influenza politica piuttosto rilevante, il sistema americano è un po' diverso dal nostro da questo punto di vista, e chi è, se non si monitorano queste cose da vicino, un altro dei lavori del diplomatico come me, io monitoravo chi andava dove, chi andava a lavorare dove, ma diciamocelo, le persone tra virgolette comuni, anche istruite, ma che non seguono queste cose giorno per giorno, non hanno la più pallida idea che il sottosegretario al Dipartimento del Commercio e dell'Economia Digitale è andato a lavorare a Google dopo che di fatto il Dipartimento del Commercio aveva messo in piedi una strategia di supporto a Google. Allora, a un certo punto un paio di domande comincia anche a porsi: se uno va bene, se due va bene, però ribadisco, sotto l'amministrazione Obama questo scambio, in particolare con il settore tecnologico e Silicon Valley, era diventato abbastanza vergognoso, diciamocelo, a un certo punto. Quindi, l'amministrazione Obama e il settore tecnologico, in particolare Silicon Valley, c'è stato questo rapporto molto stretto, per cui, di fatto, quelli che erano gli interessi fondamentali del, ma neanche poi del settore tecnologico, di un sottoinsieme del settore industriale tecnologico, ICT, degli Stati Uniti, ovvero Silicon Valley, e dirò di più, neanche di Silicon Valley intera, ma di un particolare sottosettore di Silicon Valley, perché in Silicon Valley ci sta Intel che produce microprocessori. Sì, certo, Intel ha degli interessi nel trattamento dei dati personali, questo è chiaro, ma sicuramente il business model fondamentale di Intel non è basato sui dati personali, non è ciò su cui fanno i soldi. Google, Facebook, Twitter, Instagram, praticamente tutto il settore dei servizi online gratuiti, in realtà non gratuiti perché li paghiamo con i nostri dati personali, ma nominalmente gratuiti, per loro invece il trattamento e il poter acquisire dati personali americani, europei, indiani, cinesi, eccetera, eccetera, per queste aziende è una questione di sopravvivenza, era ed è una questione di sopravvivenza, e guardate bene, non ne faccio una questione morale. Sicuramente non come diplomatico, non come funzionario, ognuno può avere le sue opinioni se lo scambio che si ha tra dare i miei dati personali in cambio di un servizio gratuito, ognuno fa la scelta che vuole fare. Però fattualmente nelle mie analisi, sicuramente non sono l'unico, non sono solo, è evidente che c'è un sottoinsieme di Silicon Valley che su questa elaborazione di dati personali ci ha costruito un business.
anche piuttosto profittevole, va detto. E quindi a causa di questo legame, di queste scelte strategiche dell'amministrazione Obama di cui ho parlato e anche di questi scambi secondo me a volte un po' eccessivi tra l'amministrazione, l'industria, per l'industria, l'amministrazione eccetera, di fatto l'amministrazione Obama ha sempre avuto una posizione estremamente critica nei confronti dei tentativi dell'Unione Europea di regolamentare non soltanto l'aspetto che per gli americani è quello di privacy, ma l'aspetto più generale di gestione dei dati personali. Non voglio entrare troppo nei dettagli, ma per esempio un'incomprensione che continua a sussistere tra noi americani è che gli americani non capiscono, la maggior parte degli americani con cui ho parlato io, o non capiscono, non vogliono capire, che c'è un motivo per cui noi parliamo di protezione dei dati personali e non di privacy. Perché la privacy per noi è uno degli, la protezione della privacy è uno degli obiettivi che raggiungiamo tramite la protezione dei dati personali, ma non è l'unico. Gli americani si sono resi conto negli ultimi anni, parlo del dibattito sulle, chiamatele come volete, fake news, influenze russe, e questa è la maniera in cui sono state presentate, influenze russe nel processo elettorale americano, eccetera. Tutto questo non è possibile se non tramite la, la raccolta e il processing di dati personali, ma non ha nulla di per sé, non ha nulla a che fare con la privacy, non stiamo parlando di privacy. E questa per me, devo dire, è sempre stata un po' una difficoltà che forse non sono riuscito a spiegare bene alle mie controparti americane. Gli americani pensano che noi siamo ossessionati dalla privacy, e può darsi che lo siamo, forse alcuni di noi lo sono, ma non è mai stato questo punto. In ogni caso, la questione fondamentale è che era evidente che per l'amministrazione Obama una difesa degli interessi di un sottoinsieme di Silicon Valley era una questione assolutamente strategica, e quindi le discussioni con gli Stati Uniti sulla direzione da prendere per quanto riguarda la protezione dei dati personali è sempre stata molto difficile, tant'è che in maniera secondo me assolutamente inopportuna è una delle cose di cui mi sono più dovuto occupare quando ero diplomatico lì negli Stati Uniti, uno degli argomenti costanti nei dibattiti americani è sempre stato gli europei sono protezionisti, fanno protezionismo perché proteggono i loro dati, non ci permettono a noi americani di raccogliere, aziende americane di raccogliere i loro dati eccetera eccetera, che è un argomento francamente ridicolo perché il protezionismo è un'altra cosa, peraltro anche sotto il diritto del commercio internazionale ci sono eccezioni ben chiare sulla protezione dei dati personali, per cui è assolutamente lecito mettere dei paletti sulla maniera in cui questi flussi di dati avvengono a livello internazionale. Però è stato un argomento costantemente sollevato dagli americani al punto che, ed è questa la parte che io ritengo molto inopportuna, il presidente Obama nel 2016, se ricordo bene, diede un'intervista a Kara Swisher, che era ed è una famosa giornalista di WeCode, che è una pubblicazione molto diffusa negli Stati Uniti. Peraltro, e lo dico senza fare della facile ironia, ma per segnalare che a volte ci sono anche questi network personali a cui bisogna stare attenti e per cui serve anche il diplomatico che stia a seguire queste cose. Kara Swisher, giornalista che ha intervistato Obama, dove Obama ha detto questa cosa inopportuna che spiego altro momento, era anche all'epoca la compagna di Megan Smith, che era la Chief Technology Officer della Casa Bianca. E quindi a un certo punto si può chiedere, no, aspetta un attimo, no. Già là io trovo un problema di opportunità, per essere totalmente onesto, ma vabbè, fatti loro. In quell'intervista il presidente degli Stati Uniti mette nero su bianco: io penso che ci siano dei paesi, come per esempio i paesi europei, che stanno mettendo in piedi politiche protezionistiche sulla privacy nei nostri confronti. Ora, questa è una cosa che, e questo lo dico non tanto per spezzare una lancia a favore di Trump, che non ho nessun interesse a difendere, ma un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di difesa d'ufficio degli interessi americani, un certo tipo di retorica America first e noi siamo meglio degli altri e gli europei non hanno capito niente, bla 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 bla, non è che è nata con Trump, dobbiamo essere molto chiari. Poi alcuni di noi possono preferire dal punto di vista politico Obama a Trump, e queste sono preferenze politiche. Poi come diplomatici la regola aurea è che un diplomatico non ha mai opinioni politiche, a meno che la capitale non gli dica di avere opinioni politiche, in quel caso lui le trasmette. Quello che però vorrei segnalare è che sicuramente nel settore di cui mi sono occupato io, cioè l'economia digitale, un certo tipo di retorica francamente non è cominciata con Trump, anzi se possibile, e questa è
ne parlerò tra un momento, e chiedo anche a Marcello di farmi un segnale quando devo cominciare a, a rallentare. Anche per dare spazio all'interazione, potresti andare avanti ancora un quarto d'ora. Perfetto, va bene, basta. Sì, 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 sì. 15-20 minuti. Sì, sì, okay. Parlerò poi tra un momento di Trump, perché vorrei toccare anche quella, quella particolare dinamica. Però ribadisco, vorrei sottolineare che quella retorica, quell'atteggiamento, anche se vogliamo, a volte io l'ho trovato un po' offensivo, francamente nei confronti nostri, non nasce con l'amministrazione Trump. Quindi abbiamo detto, l'amministrazione Obama mette, dà delle priorità molto chiare al settore di Silicon Valley tecnologico. Altro esempio banale, ci sono queste foto, io per scelta non ho portato slide perché sto cercando di smettere, credo che sia una cattiva abitudine ed è meglio parlarsi così, però vi avrei voluto mostrare due foto molto interessanti, in cui il Presidente Obama, quando era Presidente, e il Presidente Trump si incontrano con il GOTA di Silicon Valley, con i titani di Silicon Valley, i CEO di, delle varie aziende, tutte quante, una per una. E sono due foto, e la, la domanda che pongo sempre è: qual è la differenza tra queste due foto? Perché ovviamente in una c'è Obama e l'altra c'è Trump, e quella è la differenza fondamentale. Però le persone di Silicon Valley, i, i C-level, i leader di Silicon Valley sono gli stessi nelle due foto. E, la differenza tra quelle, è interessante sentire le, che cosa osserva la gente, che cosa sospetta la gente sia la differenza. Per me la differenza fondamentale tra quelle due foto è che nella foto di questo pranzo tra Obama e i titani di Silicon Valley, Obama era volato in Silicon Valley per incontrarsi lì con i CEO di Silicon Valley. Trump ha fatto venire i CEO di Silicon Valley a New York alla Trump Tower. E per essere sincero, ripeto, si possono avere tutte le critiche politiche nei confronti di Trump, e a quel punto Trump era president-elect, quindi formalmente non, non avrebbe potuto o dovuto tenere l'incontro alla Casa Bianca, per essere chiaro. Si possono avere le opinioni politiche che vogliamo su Trump e su Obama, e sono sicuro che non sono sicuro di niente, io ho le mie opinioni politiche sui due presidenti, però devo dire molto sinceramente che trovo molto più presidenziale, ho trovato molto più presidenziale, ho trovato molto più appropriato per una figura pubblica di grande potere come il Presidente degli Stati Uniti di dire a qualsiasi capitano d'azienda: sei tu che vieni da me, perché io rappresento l'interesse pubblico, non sono io che mi muovo e vengo a, ad essere ospite tuo. E magari io esagero un po', però la psicologia secondo me è molto importante, la psicologia dietro all'organizzazione di questi incontri e tutto l'aspetto mediatico, perché poi ovviamente queste foto sono state scattate e pensate per essere distribuite, queste foto mandano un messaggio. Il messaggio che è stato mandato con Obama è stato: Obama è amico di Silicon Valley, tant'è che vado io lì per parlare con voi. Il messaggio che Trump ha voluto mandare, non solo in quell'occasione ma in tante altre, è: io a me di Silicon Valley non me ne frega assolutamente niente, anzi vi considero un branco di hippie liberal, parte probabilmente del deep state, quindi siete voi semmai che venite da me a baciare l'anello e poi ne riparliamo. Ci tenevo a fare questa osservazione perché credo che sia importante essere oggettivi nei confronti anche di un'amministrazione, diciamocelo francamente, problematica per noi europei come l'amministrazione Trump, per quanto riguarda il rapporto specifico con Silicon Valley e con il settore tecnologico. Mentre cerco di portare alla conclusione, le ultime due o tre cose che vorrei dire: la prima riguarda la transizione tra Obama e Trump, quindi le elezioni politiche del 2016. Non entro troppo nel merito dell'analisi di quelle elezioni politiche perché ci sono dei lavori molto interessanti in materia, sia per quanto riguarda l'aspetto politico più ampio, sia l'aspetto specifico delle supposte influenze di entità terze in quelle elezioni politiche, quindi no, non tocco troppo quell'argomento, però faccio un'osservazione, cioè di fatto il motivo per cui, uno dei motivi principali direi per cui i democratici hanno perso quelle elezioni, al di là del fatto che probabilmente Hillary Clinton, che io personalmente ritengo una politica molto capace, ma forse non era la candidata giusta per quel particolare momento storico e via discorrendo, ci fu un famoso dibattito pubblico in cui un giornalista chiese ai vari capoccioni del Partito Democratico: ma perché avete scelto Hillary Clinton come candidata per queste presidenziali? E la risposta fu: perché era il suo turno.
che non è, diciamo, una risposta particolarmente convincente nei confronti del cittadino americano medio del perché debba essere Hillary Clinton, che ha vissuto nella vita politica americana per gli ultimi 30 anni, dovesse essere lei la faccia, tra virgolette, nuova del Partito Democratico. Ma al di là di questo, il messaggio di Trump è stato fondamentalmente, e dà rilevanza per gli aspetti specifici di cui io mi sono occupato, il messaggio di Trump è stato fondamentalmente, come forse ricorderete, l'America sta perdendo, un sacco di voi cittadini americani siete stati lasciati indietro dagli sviluppi degli ultimi 20-25 anni, ivi inclusi apertura dei mercati, la rinegoziazione del trattato NAFTA, il trattato di libero commercio dell'America tra la Canada, gli Stati Uniti e Messico, come sapete, uno dei cavalli di battaglia di Trump, quindi apertura dei commerci, ma anche cambiamenti tecnologici. Più e più volte la campagna Trump ha insistito su questo messaggio, che poi fosse fattualmente corretto o meno, poco rileva, però ha molto insistito su questo messaggio che, vedete, queste tecnologie, l'intelligenza artificiale, i robot, stanno distruggendo i cari vecchi lavori americani, stanno distruggendo l'industria del carbone, stanno distruggendo l'industria automobilistica, via discorrendo. Possiamo avere un dibattito econometrico su come molte di queste industrie si sono autodistrutte e comunque non erano sostenibili, eccetera, però il messaggio di Trump è stato in larga misura: la tecnologia e il settore IT è parte del vostro problema come cittadini americani. Che è particolarmente ironico, perché un altro dei motivi per cui il presidente Trump e il suo team, il suo team di campagna elettorale, è stato più efficace del team di Clinton è che sono stati molto più bravi ad utilizzare i dati per andare, che ovviamente suppone l'utilizzo di tecnologie informatiche, per andare a fare il targeting molto specifico dei votanti negli stati, gli swing states, gli stati che avrebbero potuto votare o democratico o repubblicano. Però il messaggio politico è stato quello. E il problema, questo ne ho parlato più diffusamente ieri al mercoledì di Nexa, ed è uno dei motivi per cui adesso mi occupo di ciò di cui mi occupa Bruxelles, cioè il futuro del lavoro. Il messaggio politico dirompente è stato: io, Donald J. Trump, neanche il Partito Repubblicano, poi Trump non è mai stato repubblicano di fatto, io, Donald J. Trump, capisco che voi cittadini americani siete preoccupati per il vostro futuro. Capisco che siete preoccupati di che cosa succederà al vostro lavoro quando quei hippie liberal che fumano marijuana in Silicon Valley arriveranno con le loro idee di disruption, intelligenza artificiale, robotica. È stato un messaggio potentissimo, perché parliamoci molto chiaramente, io ho le prove provate perché l'ho scritto in booster, l'ho mandato ai headquarters, io con pochissima altra delegazione avevamo previsto come molto plausibile la vittoria di Donald Trump. Ma nel marzo-aprile del 2016 nessuno avrebbe scommesso 5 centesimi che Donald Trump avrebbe persino vinto le primarie repubblicane, non pensiamo neanche a vincere la presidenziale. E quindi il motivo per cui menziono questo particolare passaggio, senza di nuovo entrare troppo nel merito della campagna presidenziale, è perché ritengo che ci sia stato un errore madornale, e credo che noi in Europa dovremmo fare molta, molta attenzione a questo errore che è stato commesso da parte dei democratici. In Europa dovremmo farci attenzione a prescindere dalle nostre idee politiche di destra e di sinistra. Rispondere a delle paure e dei dubbi del tutto leciti dei nostri cittadini: che cosa ci succederà, che cosa succederà al mio lavoro, quindi dunque al mio lavoro vuol dire al mio futuro, alla mia famiglia, ai miei figli, a causa della tecnologia, tra altri cambiamenti. Rispondere in maniera anche un po' supponente, dicendo è inevitabile, non c'è alternativa, o non hai guardato le statistiche, in realtà andrà tutto quanto bene, e che sia fattualmente vero o no, ma è un errore politico madonnale. E qui è una delle parti in cui io dico gli europei si dovrebbero svegliare un po', perché abbiamo avuto la lezione diretta negli Stati Uniti. Io noto spesso in Europa c'è un certo, se vogliamo, razzismo antropologico nei confronti degli americani: ma gli americani sono stupidi, si mangiano McDonald's per colazione e sono imbecilliti della Coca-Cola e guardate bla 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 bla. Loro votano Trump, ma noi europei, invece, con la nostra cultura millenaria, eccetera, eccetera, noi siamo immuni da queste dinamiche politiche.
E io, avendo vissuto in America per molto tempo e riconoscendo che ci sono degli aspetti della cultura americana che francamente fanno cascare le braccia, per essere molto chiari, ma questo razzismo antropologico mi irrita molto perché non è corretto, è molto self-serving, per noi europei, ci fa sentire molto, molto meglio, molto più avanti, quando i rischi però ci sono tutti quanti. E lo ritengo importante, anche se i miei superiori a un certo punto mi hanno detto: ma tu sei lì per fare economia digitale o analisi politica? E la mia risposta è stata: non potete separare le due, ed è qui dove anche l'Europa secondo me si deve svegliare, ci stiamo svegliando, ma troppo lentamente, che non è più possibile parlare, semmai lo sia stato, ma sicuramente nel 2018 non è più possibile parlare di politiche del digitale, regolamentazione del digitale, che sia telecomunicazione, copyright, contenuti, fake news, senza capire quali sono le conseguenze e le dinamiche politiche, le conseguenze politiche e le dinamiche politiche sottostanti. E io, come Juan Carlos ha menzionato, sono di formazione uno scienziato politico, quindi forse per me questa politicizzazione, diciamo, delle dinamiche tecnologiche viene abbastanza naturale. Più e più però mi rendo conto che purtroppo, e forse è anche un errore da parte nostra collettiva, che non siamo riusciti a spiegare perché è importante fare questo collegamento tra la dimensione politica e la dimensione più tecnica, tecnologica, io trovo che qui in Europa ancora non riusciamo ad avere una riflessione, quantomeno a livello di decisori politici di alto livello, veramente strategica sull'argomento. E concludo su questo punto, concludo dicendo, altro elemento su cui, sulla base della mia esperienza negli Stati Uniti, credo che l'Unione Europea, l'Europa, in senso generale, ma io lavoro per l'Unione Europea, quindi mi preoccupo di cosa l'Unione possa o non possa o non debba fare. Altro elemento su cui ci dobbiamo, secondo me, svegliare è anche che noi non possiamo, che Donald Trump ci piaccia o meno, o che lo riteniamo un cretino, che lo riteniamo un genio, che lo riteniamo un pericolo per l'umanità, qui ognuno ha le opinioni che vuole avere, e va osservato che anche all'interno dell'Unione Europea, degli Stati membri dell'Unione Europea, ci sono posizioni molto differenti. L'attuale Presidente del Consiglio italiano, cioè Di Maio e Salvini, ah no scusate, Giuseppe Conte, l'attuale Presidente del Consiglio italiano, ha evidentemente un rapporto, vorrebbe avere un rapporto con Donald Trump che Macron, il presidente francese, non ha, non intende avere e non avrà mai. Quindi le differenze esistono, sono fattuali all'interno dei nostri governi nazionali. Ma al di là di questo, se si guarda puramente ai numeri, nei termini di qual è il legame commerciale, il legame in termini di sicurezza, parlo della NATO, della cooperazione militare e di sicurezza internazionale, una separazione netta tra Unione Europea e Stati Uniti, come alcuni hanno vagheggiato, è fuori dal mondo. Oggi, con l'attuale struttura che ha l'Unione Europea, con l'attuale capacità militare che ha l'Unione, che ha l'Europa, l'Unione Europea, con i singoli Stati membri dell'Unione Europea, non è pensabile. Anche da un punto di vista tecnologico, parliamoci molto chiaramente, dipendiamo troppo, ancora troppo, da aziende, tecnologie che sono fondamentalmente americane. E quando queste aziende dicono spesso e volentieri: no, ma noi siamo multinazionali, non facciamo gli interessi del governo americano, non è vero. O meglio, non è che facciano puramente gli interessi, non è che Google faccia gli interessi o Intel o Dell o altre aziende americane, non fanno gli interessi del governo americano puramente semplicemente, perché non sono aziende nazionalizzate, hanno i loro interessi. Però non ci possiamo neanche nascondere dietro un dito e pensare che non ci siano continui dialoghi e scambi tra qualsiasi amministrazione americana e la leadership di queste aziende. Quindi da un punto di vista, una volta, non so se il termine si usi ancora, ma molti anni fa, quando mi ricordo occupandomi di queste cose, era abbastanza diffuso il termine e il desiderio, perorato fondamentalmente dai francesi, di sovranità tecnologica. E ricordo bene come all'epoca il dibattito sia stato, parlo di una decina di anni fa, il dibattito sia stato quasi, questa richiesta sia stata ridicolizzata, o chi parla di sovranità tecnologica non ha capito come funziona internet, vuole tornare agli anni 80, ma questi francesi che hanno sempre in testa la grandeur della Francia, eccetera, eccetera. Però la richiesta
di essere, se sovranità tecnologica in questo caso specifico significa poter avere controllo delle proprie infrastrutture strategiche, che queste siano infrastrutture fisiche o infrastrutture immateriali, nel caso specifico la capacità di decidere in maniera seria su come gestire i nostri dati, allora sono chiamati un sovranista tecnologico, non so se sia il nuovo termine da utilizzare. Aggiungo e concludo che al di là di quelli che sono i nostri interessi come Unione Europea, che forse adesso vediamo meglio con l'amministrazione Trump perché è un'amministrazione meno amica rispetto all'Unione Europea e quindi ci sta forzando in qualche maniera a pensare, ma aspetta un attimo, se non possiamo più fare affidamento agli amici d'oltreoceano, a chi facciamo affidamento? Alla Cina? Alla Russia? A chi che sia? No, dobbiamo fare affidamento su di noi, e questo è un po' il leitmotiv di molte delle discussioni europee, non solo in campo digitale, anzi purtroppo non molto in campo digitale in questo momento, più in altri settori, e direi che il mio punto è che dobbiamo cominciare a ragionare molto più seriamente su cosa vuol dire fare affidamento a noi stessi anche in ambito digitale. Oltretutto, un vantaggio che abbiamo rispetto agli americani è che quando si parla di protezione dei dati personali o protezione della privacy, quando si parla anche del delicatissimo tema di come gestire i contenuti online, per esempio quando si parla di, non so sinceramente se ci sia un termine italiano, quindi scusate il termine inglese, quando si parla di hate speech o di messaggi di sostegno al terrorismo o anche di messaggi di coordinamento da parte dei terroristi, cioè messaggi che effettivamente sono usati da terroristi per coordinarsi. Sono questioni delicatissime perché vanno a impattare sulla libertà di espressione, eccetera, però la realtà è che una gran parte dei paesi, soprattutto democrazie emergenti nel mondo, in America Latina, in Africa, in una certa misura anche in Asia, non guardano agli Stati Uniti come modello, guardano all'Unione Europea come modello. E questa è una cosa di cui noi, forse di cui noi europei, secondo me non ci rendiamo ben conto, perché tendiamo ad essere un po', come gli americani direbbero, self-effacing. Non, forse a causa del nostro passato colonialista sentiamo di avere ancora delle colpe da espiare, quindi non ci piace pensare di essere un modello legislativo, regolatorio, culturale per altri paesi, però di fatto, questo io lo vedo in altre negoziazioni internazionali su vari argomenti che abbiamo, moltissimi paesi vengono a noi e ci dicono: noi dobbiamo seguire gli americani perché commercialmente non abbiamo alternativa, ma se voi europei ci date un'alternativa, per esempio ci aprite i vostri mercati nel settore X, noi siamo disponibilissimi ad aggiornare la nostra legislazione sulla protezione dei dati personali per renderla come la vostra. Ora, magari non lo stanno facendo perché credono fermamente nei principi ed è semplicemente una questione di do des, ma io da cinico burocrate dico: beh, meglio di niente, in ogni caso è una maniera in cui noi come europei possiamo influenzare a livello internazionale il dibattito e le dinamiche, nel caso specifico in ambito digitale. E questo è, credo, il terzo e l'ultimo aspetto su cui vorrei veramente che l'Europa, non solo la, perché in Commissione devo dire ne discutiamo di queste cose, c'è una certa sensibilità. A volte non trovo la stessa sensibilità nelle discussioni che abbiamo, con tutto il dovuto rispetto, con il Parlamento europeo, con i parlamentari europei e con alcuni Stati membri, anche se anche lì ci sono delle grosse differenze. Come ho detto, i francesi e i tedeschi, per esempio, sono molto più avanti di noi in termini di riflessione strategica. Non sono sempre d'accordo, però oggettivamente ci stanno pensando e ci stanno riflettendo molto più di noi. Da italiano trovo deludente che un paese fondatore dell'Unione Europea, un grande paese comunque, almeno nominalmente la quinta o la sesta potenza economica mondiale, di fatto non abbia una visione strategica. E questa non è una critica all'attuale governo, perché la visione strategica non ce l'abbiamo da 25 anni, non se non di più, non da oggi, però non abbia una visione strategica da presentare a Bruxelles per poter poi discutere con gli amici francesi, tedeschi, estoni, polacchi, allora come Europa come ci vogliamo porre nei confronti di queste tematiche. Con questo io chiuderei, spero di non aver sforato troppo. Bellissimo, grazie. La nostra Francesca Maccario per il Dipartimento di Automatica e Informatica. Innanzitutto ci sono delle domande o le osservazioni con cui iniziare la conversazione, altrimenti un'osservazione ce l'ho io. Non vuole chiedere qualcosa, un chiarimento, fare un'osservazione. Altrimenti rompo il
piaccio io perché ieri David Kay, che è lo special rapporteur delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione di opinione, ha fatto un tweet thread abbastanza interessante perché dice sostanzialmente che tre sviluppi principali dimostrano, nei giorni scorsi, dimostrano come l'Europa sta cercando di dare una forma all'internet globale, e se continuate a focalizzarvi soltanto su quello che succede negli Stati Uniti, in realtà stiamo perdendo una parte importante dell'azione. Poi cita i tre fatti secondo lui rilevanti: il fatto che ieri la Corte di Giustizia Europea aveva iniziato la discussione della spinta da parte della Francia di rendere il diritto, il cosiddetto diritto d'oblio, globale. Poi cita invece il Parlamento Europeo e la decisione sulla direttiva copyright, e infine cita il discorso di Juncker sullo Stato dell'Unione e in particolare l'aspetto della regolazione sul terrorismo. E lui dice: queste tre cose dimostrano che l'Europa sta cercando di avere un impatto globale su internet, e mi sembra altamente rilevante per l'argomento della conversazione. A meno che altri non vogliono reagire, reagisco io. Assolutamente, Juan Carlos e questo signore Kay cita questi tre elementi, ce ne sono altri, ed è verissimo che in maniera forse non del tutto voluta o strategica, cioè non credo che ci sia un grand plan da parte dell'Europa, in qualsiasi maniera si voglia definire Europa, di regolare l'internet in maniera globale. È verissimo che fondamentalmente in ragione delle nostre dimensioni, perché comunque quando in Unione Europea si prende la decisione, si sta prendendo la decisione per un mercato di 500 milioni di persone che è molto aperto nei confronti di altri mercati, questo vuol dire che si sono negli anni andate a creare delle relazioni commerciali e non molto strette, quindi inevitabilmente quello che viene deciso da e nell'Unione Europea ha un impatto globale. Al di là dei casi specifici che menziona, che Juan Carlos cita da questo signore che ha menzionato, quindi sì, questo caso sull'estensione globale del droit d'oubli o del right to be forgotten, il voto del Parlamento europeo sulla direttiva copyright, che peraltro adesso passerà di nuovo agli Stati membri al Consiglio, quindi dovremo vedere che cosa uscirà da lì, e il discorso di Juncker e il suo riferimento la regolamentazione sul terrorismo si riferisce in particolare alla proposta di, non ricordo se direttivo o regolamento, comunque di legislazione europea per il takedown di contenuti terroristici entro un'ora, perché l'analisi che ci hanno fornito Europol, il coordinatore antiterrorismo dell'Unione Europea ed altre entità suggeriscono che non è sufficiente, una volta che un contenuto di promozione del terrorismo o addirittura di coordinamento di attività terroristiche va online, i primi 60 minuti sono quelli fondamentali per eliminarlo. Poi, per essere molto chiari, so perfettamente che sia all'interno di questa stanza sia nel mondo più ampio ci sono opinioni molto discordanti sulla sostanza di queste misure. Io ho le mie opinioni, come funzionario non le esprimo qua, esprimo la posizione ufficiale della Commissione Europea. Se volete sapere le mie opinioni private, vi offrite una birra e ve le condivido. Però il punto è che ciò che stiamo facendo in Europa ha impatto globale, è vero, tant'è che moltissimi lobbisti americani, quelli più svegli almeno, con cui io ho avuto a che fare a Washington, mi hanno detto molto chiaramente che stanno ridirigendo molte aziende, molti gruppi di interesse nell'ambito dell'economia digitale, stanno ridirigendo i loro sforzi da Washington a Bruxelles. Continuano a tenere le loro squadre a Washington perché ovviamente hanno un interesse nazionale, sono anche ben consapevoli del fatto che sia per design o per incapacità dei membri del Congresso, ma il Congresso americano è una delle entità più inefficienti che sia mai esistita, nel senso che è molto difficile far passare leggi da parte del Congresso americano. Alcuni sostengono che in realtà è fatto apposta, il sistema americano è fatto apposta perché a livello federale sia difficile passare nuove leggi, però è una realtà è una realtà di fatti. L'errore se mi metto nei panni delle aziende americane, delle industrie americane, è che per moltissimi anni, hanno completamente ignorato ciò che succedeva a Bruxelles. Con questo, se vogliamo, non per fare razzismo antropologico, ma un'osservazione sulla base della mia esperienza lì, una certa complesso di superiorità americano, per cui
loro sono il primo paese, il paese più importante al mondo, chi se ne frega di cosa fanno i burocrati a Bruxelles, salvo poi rendersi conto, no, ma aspetta un attimo, questi sono un mercato di 500 milioni di persone, quando hanno passato la General Data Protection Regulation, questo va a impattare anche noi, aziende americane. E quindi diciamo che l'industria privata americana sta cercando un po' di recuperare. Il problema del settore tecnologico americano in questo momento è che sicuramente non hanno lo stesso tipo di rapporto, come discutevamo prima, non hanno lo stesso tipo di rapporto amici in CICI con l'amministrazione Trump che avevano con l'amministrazione Obama, e quindi si trovano un po' spiazzati nel capire come effettivamente influenzare o intervenire nel dibattito europeo, anche se, per essere chiari, nel dibattito europeo ci intervengono e come. Le aziende americane hanno i loro lobbisti a Bruxelles, partecipano ai dibattiti, intervengono, cosa del tutto lecita se avviene secondo le regole che abbiamo noi per i processi di influenza. Ma sì, personalmente diciamo che la mia paura è bello dal mio punto di vista di europeo, lo dico sinceramente, che l'Europa abbia un'influenza anche extraeuropea, perché sinceramente penso che le nostre idee sono spesso più ragionate e più hanno più senso di certe cose che arrivano da Silicon Valley, per essere del tutto onesti. Non sono sicurissimo che ci sia dietro una visione strategica complessiva, e quando non c'è una visione strategica complessiva il rischio è che si fa una cosa e poi se ne fa un'altra che in realtà contraddice quella, la prima cosa che si era fatta, e questo in genera tutta una serie di inefficienze e soprattutto inefficienze, direi, che sarebbero da evitare. Tu hai parlato molto di fatto di stewardship digitale in qualche modo. E ricordo anche che hai detto dopo che nel caso dovessimo parlare liberamente spegniamo la telecamera. Quindi in qualche modo di usare il pensiero europeo per informare con i valori che l'Unione Europea rappresenta. Per informare in questi valori l'opportunità della trasformazione digitale, il modo in cui queste tecnologie impattano la nostra società. Qual è la sfida, la complessità nel generare una stewardship digitale in un ecosistema come quello europeo, in cui molti dei player che sono chiave di questa trasformazione non sono presenti come aziende che hanno un loro cuore finanziario all'interno dell'Unione Europea? Questo disconnect, che implicazioni ha e che possibili futuri ci sono? Rispondo alla seconda parte della tua domanda, anzi alla tua domanda, però vorrei poi tornare anche sulla questione dei valori, perché là credo sia utile chiarirci, discutere un attimo di cosa stiamo parlando quando parliamo di valori. Ma al lato pratico io farei le seguenti osservazioni. Prima di tutto è vero che se guardiamo ad un sottoinsieme specifico del settore ICT, che è il settore dei servizi online, le aziende americane, questo oggettivo, sono aziende leader, tra l'altro anche le cinesi, Alibaba ha raggiunto le quotazioni che ha raggiunto, Tencent, eccetera, gli europei arrancano. Questa è la realtà e dobbiamo riconoscerla. Possiamo discutere dei motivi per cui, dei treni che abbiamo perso, dei motori di ricerca nazionali che bisognava costruire, bla bla bla, però questa è la realtà dei fatti. Però al tempo stesso, ciò che, di cui noi come europei spesso ci dimentichiamo, è che se guardiamo al settore ICT nel suo complesso, che significa anche più e più ai settori che non erano ICT intensive fino a poco tempo fa, ma che lo stanno assolutamente diventando, il settore automobilistico, il settore dell'industria pesante, il settore, mi raccontava un amico, che il settore della moda sta investendo una quantità inenarrabile di soldi nel settore digitale, perché sia in fase di design che di produzione che di post-produzione, eccetera, per il settore della moda l'ICT è diventato assolutamente fondamentale, non va a sostituire la creatività del designer, ma ci si aggiunge. Allora, se guardiamo al settore ICT nel suo complesso, ai settori downstream e upstream, diciamo così, l'Europa è il secondo o il primo, dipende come si, i numeri sono sempre, lo sai meglio di me, Ciro, ci sono lies, then lies and statistics, quindi bisogna un attimo capirsi su come si raccolgono i numeri, però o il primo o il secondo produttore mondiale di robotica industriale, mondiale di robotica industriale. Siamo il secondo produttore mondiale di sistemi embedded. E potrei andare avanti allora, ne parlavamo anche ieri a mercoledì di Nexa, l'argomento è stato toccato, però la mia domanda è,
non è che dobbiamo buttare fuori i servizi online americani o cinesi. Uno, perché come europeo io continuo a credere fermamente nel sistema multilaterale, ivi compreso il sistema di interscambio, ci sono delle regole, e per un altro momento sulla questione delle regole, però non capisco, a volte non capisco bene perché continuiamo ad avere questo complesso di Calimero, per cui se non abbiamo lo unicorn, i unicorn sono nel gergo dei venture capital, se sono aziende valutate almeno $1 miliardo o €1 miliardo, che se non ci abbiamo l'unicorn nel settore dei motori di ricerca, eccetera, allora facciamo schifo. E non riesco a capire questa logica. La mia logica sarebbe piuttosto: qual è l'interesse industriale strategico dell'Europa? Personalmente, ma questa è la mia opinione personale, credo che sia investire in quei settori in cui abbiamo già una leadership e cercare di supportare e sostenere, esattamente come le amministrazioni Obama hanno sostenuto e supportato i servizi, il sottosettore dei servizi online di Silicon Valley, supportare quei settori. E questa è una parte della mia risposta. L'altra parte della mia risposta, e by the way, come sai meglio di me, Ciro, nel mentre ci stiamo muovendo sempre di più nell'integrazione tra settore ICT e altri settori, con cose come Internet of Things, eccetera, eccetera, avere la leadership nel campo della robotica, domotica, sistemi embedded, vuol dire avere la leadership nei prossimi 20-30 anni. E io non sono per nulla convinto che gli americani abbiano la leadership in questi settori. Non credo che siano particolarmente bravi o più bravi di noi europei in questi specifici sottosettori del settore ICT. L'altra risposta è: non è che dobbiamo buttare, per tornare a quello che stavo dicendo, non è che dobbiamo buttare fuori Google, Amazon, Facebook. Io sono stato sempre fermamente contrario a certe tendenze un po' revasciste, protezioniste, che a volte si sentono in Italia, in Francia, eccetera, che sia Starbucks o che sia Google o che sia qualcos'altro, lo trovo francamente un po' da poracci, per essere sincero. Però se abbiamo delle regole, se abbiamo delle regole europee, quelle regole vanno rispettate. A me non me ne frega niente che un'azienda americana mi dica ma io ho la sede nelle isole Cayman e quindi non sono tassabile. No, tu stai facendo profitti su, di fatto utilizzando dati dei cittadini europei, stai generando profitti all'interno europea, paghi le tasse, poi possiamo discutere su le aliquote, come pagarle, su cosa pagarle, eccetera, quelle sono discussioni tecniche, ma il concetto di base, che non è che siccome c'è internet, non è che siccome svolgi un'attività su internet, allora magicamente, ma la svolgi fornendo servizi e beni ai cittadini europei, allora magicamente non sei soggetto alle regole europee. E secondo me c'è una differenza tra l'essere stupidamente protezionistici e revanchisti e semplicemente avere l'orgoglio delle proprie regole e dire: oh, queste sono le nostre regole democratiche, tu operi con noi, segui le nostre regole, punto. Se posso dilungarmi un attimo sui valori, io credo che sia il discorso dei valori europei, valori americani, valori cinesi, io credo sinceramente che sia un discorso molto complicato, e non ti attribuisco alcuna cattiva intenzione, Ciro, ovviamente sono amici da una vita, ma è anche un po' pericoloso, perché quando si comincia a parlare di valori inevitabilmente dopo 20 secondi arriva la domanda: chi decide cosa sono questi valori? E come credo abbiamo visto in molte dinamiche politiche in Polonia, in Ungheria, ultimamente anche in Italia, io sarò un cinico burocrate, però preferisco che la vita politica e la vita sociale si basi più sul concetto di comunanza di interessi e incentivi, cioè stiamo insieme perché ci conviene stare insieme, tutto sommato non è che ci dobbiamo piacere particolarmente l'uno con l'altro, però tutto sommato abbiamo trovato un modus vivendi tutti insieme che ci funziona bene, piuttosto che su sistemi fortemente valoriali che rischia di farci, o potrebbe farci tornare a le radici cristiane dell'Europa significano che i musulmani non hanno spazio di vivere. Non, ovviamente non sto sospettando minimamente che questo sia dove vuoi andare tu, Ciro, però il rischio esiste. Se posso trovare una differenza forse valoriale, e mi sono scordato di parlarne, meglio così perché ho già parlato troppo, tra gli europei e gli americani, dove credo che gli europei, con tutto l'approccio europeo, e questo sì, credo che sia una differenza veramente fondante tra l'approccio europeo e l'approccio americano alla vita in generale, che poi si traduce anche all'approccio alle politiche tecnologiche, riguarda la velocità del cambiamento. Cioè, per mille motivi, credo di aver fornito un suggerimento di bibliografia nelle due paginette qui,
C'è un libro in particolare che vi suggerisco da questo punto di vista, che è l'ultimo, che nella lista è il libro di Kurt Andersen, Fantasyland, How America Went Haywire, 500 Year History. Non sono d'accordo con tutto quello che c'è scritto nel libro, però c'è un messaggio fondamentale là, cioè che la società americana è per motivi storici, politici, è di fatto basata su, da un lato, un forte senso il concetto del destino manifesto, del manifest destiny, un forte senso teleologico, direi. Non è sufficiente che, come, e cito Google, potrei citare altro, come Google, siamo una compagnia di successo perché facciamo un fantastiliardo di dollari, eccetera. No, stiamo anche facendo del bene, stiamo anche portando la democrazia nel mondo, stiamo anche... In Europa, per mia esperienza, tipicamente un'azienda, anche aziende molto di successo, ti dicono, ma noi facciamo delle macchine bellissime, però nella nostra mission non c'è di portare il bene nel mondo. E questo è un approccio che, devo dire, per mia esperienza è tipicamente americano. Questa necessità di, se vogliamo in qualche maniera, giustificare quello che è il successo professionale e commerciale con, credo che abbia radici protestanti, con anche questo ulteriore aspetto morale ed etico. E secondo me questo si lega a questo... Secondo me è un'ossessione che hanno gli americani, lo dico con tutto rispetto, o poi peraltro la mia attuale compagna è americana, quindi non ce l'ho con gli americani, è un paese a cui devo molto da tutti i punti di vista, però secondo me gli americani sono molto ossessionati dal cambiamento, cioè la disruption per l'americano, per una buona fetta degli americani, come avevo visto con Trump, non per tutti, ma il cambiamento, la disruption, eccetera, è un elemento positivo, che si lega un po' alla cultura americana, questa sì, diffusa in tutta l'America, del problem solving. C'è un problema, dobbiamo risolverlo, per risolverlo devo effettuare dei cambiamenti nel mondo attorno a me, quindi il cambiamento è una cosa positiva. L'europeo tipicamente non vive il cambiamento in una maniera così positiva. Lo scherzo che faccio sempre con gli amici americani è che quando un americano e un europeo vedono un problema, la prima cosa che dice o pensa l'americano è come risolvo il problema, la prima cosa che dice o pensa l'europeo è come posso assicurarmi che nessuno mi dia la colpa di quel problema. L'approccio è più o meno così. Ora, queste differenze, non so se sono valoriali, Ciro, credo che lo siano, io le trovo differenze sicuramente sociologiche e psicologiche che ho rilevato nei miei viaggi. Io personalmente preferisco l'approccio europeo, con tutti i suoi limiti di far venire sangue il latte alle ginocchia quando per ogni cosa ci bisogna metterci non so quanto, però non credo che noi esseri umani siamo tarati, siamo progettati per cambiamenti troppo rapidi. E una cosa che io ho visto, ho toccato con mano negli Stati Uniti, è che il cambiamento troppo rapido, e qui esprimo una posizione personale, il cambiamento rapido ha generato Trump. Il cambiamento troppo rapido, questa retorica continua, costante, martellante, totalmente assorbita nella retorica dell'amministrazione Obama, della disruption, innovazione, e facciamo cose nuove, non abbiamo neanche finito la cosa che abbiamo fatto prima, facciamone un'altra nuova costantemente, ha poi portato molti americani a dire no, fermi un attimo, io voglio rallentare, voglio scendere, persino gli americani, che sono per loro natura più portati ad apprezzare il cambiamento. E quindi forse sto invecchiando, ma personalmente ho imparato ad apprezzare di più il modello europeo, in cui si dice sì, cambiamo, ma con calma, vediamo quali sono gli effetti, eccetera, eccetera. Grazie molte. Grazie. E allora prendiamo Antonio Petro, qualcun altro che vuole intervenire? Ok, Antonio. No, parto da un'opinione del tutto personale. Ho l'impressione che nel primo ventennio degli anni 2000 le grosse forze che hanno plasmato la tecnologia e la policy digitale siano stati l'11 settembre, le esigenze di sicurezza, di controllo, e poi un certo andamento dell'economia, che a seconda delle teorie, delle posizioni di ciascuno, può essere, a mio avviso, stato determinato da una certa elite finanziaria mondiale. E questo ha portato a concentrare le forze anche sullo sviluppo della tecnologia, pensiamo al riconoscimento facciale,
pensiamo all'analisi di dati, pensiamo all'esigenza di al valore che hanno questi dati personali e poi alla struttura di alcune economie digitali che si sono creati, tendenzialmente con creazione di oligopoli. E la domanda che faccio è: quanto sei d'accordo, sulla base della tua prospettiva privilegiata, quanto sei d'accordo su questa, con questa mia opinione, e quanto secondo te l'Europa può invece giocare come contrappeso e portare i bisogni sociali e reali della popolazione a andare a poi a spingere la tecnologia verso determinate direzioni. Negli anni scorsi c'era molta enfasi sulla cosiddetta social innovation, però quello che ha prodotto, pensiamo alla sharing economy, siamo ancora lontani davvero dai bisogni reali. Grazie Fabrizio. Sono in dubbio se fare il segno con il naso o spegnere la videocamera. Ma no, premesso che ti rispondo più sulla base di impressioni personali che non di posizioni specifiche, perché questi sono argomenti che possono diventare delicati molto rapidamente. Però, allora, intanto sono d'accordo che sicuramente l'11 settembre 2001, perché c'è stato anche un altro 11 settembre in Cile un po' prima e la gente tende a scordarsi, ma vabbè, l'11 settembre, il più recente 11 settembre e tutto ciò che ne è conseguito in termini di politiche di sicurezza o securitarie, a seconda del punto di vista, assolutamente sì, ha avuto impatto e continua ad avere un impatto notevole sulle scelte decisionali relative alle tecnologie digitali, tant'è che di nuovo avrei dovuto parlare, ma meglio così che se no sarei andato avanti due ore. Volevo menzionare il fatto che negli Stati Uniti la maggior parte delle tecnologie digitali che abbiamo oggi, che vediamo oggi, compresa internet peraltro, sono state e continuano ad essere fortemente spinte e finanziate da due settori, fondamentalmente da due settori, cioè il settore militare e sicurezza. Internet è stata sviluppata al DARPA, Defense Advanced Research, qualcos'altro agency, non ricordo mai come si chiama. Il Pentagono ha da poco, Google è stata finanziata in parte da InQtel, che in italiano suona molto male, ma è InQtel. InQtel è parte formale della Central Intelligence Agency, quindi l'agenzia di controspionaggio americano, e diciamo è il settore che fa venture capital investment per la CIA. Fuori dagli inglesismi, la CIA ha un macello di soldi, dai fondi neri che chiedono dal congresso, usa questi soldi per investire in tecnologie strategiche per gli interessi degli Stati Uniti. È fatto noto, non è teoria del complotto, sono cose che si possono verificare. All'epoca InQtel investì una quantità abbastanza notevole di soldi in Google e continua ad investirli in altre aziende. Il Dipartimento del Pentagono e il Dipartimento della Difesa hanno da poco creato un'altra cosa simile ad InQtel per investire in start-up promettenti dal loro punto di vista nel settore dei droni, dell'intelligenza artificiale, quindi quel legame c'è. L'altro settore che ha investito molto e la gente non se ne rende conto è il settore del porno. Streaming video, eccetera, eccetera, quasi tutti il risultato di investimenti molto notevoli del settore dell'adult video, come adult entertainment, come li chiamano, questo come nota di colore forse, ma è attuale. Questa sarebbe una buona domanda, se per fare la triangolazione non mi stupirebbe Juan Carlos, ma non ho le prove, non ho i dati per affermare ciò. E sulla questione delle elite finanziarie, là credo, con tutto il rispetto Fabrizio, dobbiamo stare molto attenti. Antonio, scusami. Là dobbiamo secondo me stare molto attenti sulla terminologia, cosa intendiamo per elite finanziarie, che cosa non intendiamo, perché si potrebbe tranquillamente dire che già ai tempi del sistema di Bretton Woods, di fatto si è messo negli anni 50-60, non ricordo più, si è messo in piedi comunque un sistema di cooperazione finanziaria che secondo alcuni ha di fatto bypassato i meccanismi decisionali democratici degli stati nazionali. Non sono in disaccordo, però
credo che quell'argomento meriterebbe un po' più di specificità definitorie di quelle che ci possiamo permettere adesso. Cosa può fare l'Europa? E arriviamo al punto importante. Allora, intanto, a scanso di equivoci, concordo assolutamente con te e lo dico essendo stato coinvolto indirettamente in molte iniziative di supporto alla social innovation all'interno della Commissione Europea. La sharing economy con la social innovation non c'è niente a che fare. O meglio, il 99% di quello che oggi la gente definisce come sharing economy non è social innovation. Uno può essere d'accordo o meno con le aziende che vengono inserite all'interno, con le pratiche aziendali di chi viene inserito all'interno della sharing economy, gig economy, eccetera, di nuovo una discussione più ampia, ma la social innovation non è quello. Ora, la mia critica che ho sempre mosso alla social innovation è: va benissimo che supportiamo questi progetti di social innovation, però a un certo punto in un mondo globalizzato deve avere anche i muscoli finanziari per proteggere, per sostenere, idealmente, ove necessario anche per proteggere, i settori che vuoi proteggere. E lì, personalmente, credo che il punto fondamentale sia che il nostro, e stiamo un po' fuoriuscendo per essere chiari dall'ambito dell'economia digitale, però ritengo che il passaggio fondamentale che l'Unione Europea deve compiere per avere i muscoli per poter supportare e proteggere i propri settori innovativi strategici, inclusi i settori di social innovation, al di là di finanziare ogni tot il progetto di social innovation con i fondi europei, eccetera, eccetera, quelle sono briciole, per essere onesti. Il passaggio fondamentale è di avere un'unione monetaria che funzioni, un'unione monetaria che funzioni correttamente. Immagino che molti di voi, a parte Juan Carlos che l'ha citato prima, non passino il tempo a leggere il discorso dello Stato dell'Unione Europea, the State of the European Union, che il Presidente della Commissione, Juncker, attualmente dà ogni anno di fronte al Parlamento. Però il Presidente Juncker, il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, ieri, se ricordo bene, ha dato il suo State of the European Union e all'interno di quel discorso ha detto molto chiaramente che uno dei suoi obiettivi da qui alla fine dell'attuale commissione, quindi non tantissimo, è uno, completare nella misura del possibile l'unione monetaria, i meccanismi di coordinamento dell'unione monetaria, e due, creare i meccanismi per cui l'euro come moneta divenga anche uno strumento di politica estera, cioè fuori di metafora diventi una valuta con cui vengono effettuate le transazioni internazionali che in questo momento vengono effettuate in dollari. Immagino che molti non abbiano prestato particolare attenzione a quel passaggio, però parliamoci chiaramente, questo equivale quasi ad una dichiarazione di guerra commerciale con gli Stati Uniti, che poi venga tradotto in realtà adesso o dopo, lo vedremo, che siano solo belle parole o che poi divengano effettive realtà, lo vedremo. Però per rispondere alla tua domanda, quello che può fare l'Unione Europea è, come menzionavo all'inizio, svegliarsi. E per svegliarsi bisogna avere i muscoli finanziari per concorrere con, da un lato, un'amministrazione, non concorrere ma comunque interfacciarsi ad un'amministrazione americana che al momento non è nostra amica, non è nostra nemica probabilmente, però non è nostra amica, e con il resto del mondo che molto francamente non credo abbia interessi coincidenti con i nostri, con l'Unione Europea, parlo di Cina, Russia e il resto del mondo. Non so, forse sono un po' fuoriuscito dall'ambito digitale, ma anch'io. Anche tu, effettivamente. Sì, prego. Io avevo due riflessioni a proposito del suo intervento. Innanzitutto grazie, perché è stato molto interessante avere un insight rispetto ai meccanismi diplomatici e politici dietro, che ci sono dietro le decisioni e al mondo dell'economia digitale. Da un lato poi mi viene da dire, anche rispetto a queste ultime riflessioni, che l'Unione Europea, per quanto manchi di una visione strategica, però ha un ruolo importante nel momento in cui ha comunque una funzione di proporre delle leggi e delle linee guida per quanto riguarda appunto ciò che attiene al mondo digitale. Però la mia impressione, che poi non so se sia corretta o meno, che mi preoccupa di più è, da un lato, la mancanza di un discorso politico competente a livello più basso rispetto a quello che è il mondo dell'Unione Europea, e sul tema dell'innovazione in generale, in particolare sul tema dell'economia digitale, che è comunque molto complesso perché riguarda molti aspetti. Quindi vorrei sapere da parte sua se effettivamente è solo una mia impressione o se è uno stato di fatto. E dall'altro, anche collegandoci all'incontro di ieri, quello che
la percezione che io ho rispetto all'innovazione digitale e l'arretratezza, soprattutto nel panorama italiano, che quello conosco meglio, dell'education, anche a livello iniziale, diciamo, al di là del mondo universitario e dell'alta formazione. E quindi mi chiedo appunto se al di là di quelle che sono le indicazioni a livello europeo ci sia effettivamente un'attenzione a rendere veloce questo adattamento dei sistemi, che credo sia fondamentale per il futuro. Grazie, punti e domande molto interessanti. Solo per precisare, perché mi sono reso conto che, come spesso mi avviene, sono stato un po' troppo entusiasta nel parlare di mancanza di una visione strategica. Per essere chiari, tanto le strategie sulla carta ce le abbiamo, digital single market eccetera, quindi giusto perché poi magari i miei capi in futuro vedranno questo video, è bellissima, funziona benissimo, va bene così. Diciamo anche che poi forse io, essendo molto dentro a quelle dinamiche, vedo più di altri quello che non funziona. È abbastanza umano invece di vedere l'insieme che tutto sommato funziona, vedo questa cosa la potremmo fare molto meglio di così, però ecco, per essere chiari, non è che proprio manchi completamente, non è che stiamo andando in giro alla cieca. No, non è lei che lo dice, però volevo correggere un attimo volevo correggere un po' il tiro. Potremmo fare meglio, secondo me si può sempre fare meglio. Sulla mancanza di un discorso politico competente, allora intanto per essere chiari, lo dico con tutto il rispetto nei confronti dei commissari europei, il presidente Juncker ha investito molto sull'aspetto digitale, come forse saprete la strategia per il mercato unico digitale era ed è una delle 10 priorità politiche di Juncker, quindi sicuramente questi aspetti sono stati portati a livelli politici di alto livello, a livello di Unione Europea, che fino all'altro ieri non c'erano. Ciò detto, però, non vorrei neanche passare il messaggio che a Bruxelles facciamo tutti dei discorsi aristotelici avanzatissimi sui sistemi digitali, la competenza manca anche là, per essere chiaro. E secondo me quello che manca, e credo manchi anche a livello nazionale, però lì sono meno ferrato, per essere sincero, quello che credo manchi, come ho tentato di trasmettere, ci sono delle persone espertissime sia a livello di Unione Europea sia a livello nazionale, settore pubblico e privato, di tecnologia, e ci sono persone molto esperte di sistemi politici, e ci sono giuristi molto esperti, economisti. Quello che però manca, o secondo me manca, che poi è anche un po' come Carlos ha menzionato, a suo tempo fu la raison d'être di costruire Nexa come piccolo tentativo, non tanto piccolo, ma come tentativo di aiutare lì, è il dialogo. I tecnologi parlano con i tecnologi, i politologi parlano con i politologi, i giuristi parlano con i giuristi, e questo devo dire purtroppo, ahimè, è particolarmente vero in Italia, nel senso che in altri paesi c'è molta più interazione tra questi gruppi diversi. Quella è un po' quella che la competenza che manca, è forse questa disponibilità a parlarsi l'uno con l'altro, a restare un po' rinchiuse nei propri orticelli, che sono alla fine molto... Restare chiuso nel proprio orticello è molto più facile ed è anche molto più rassicurante, perché non ti devi confrontare con, non tanto neanche con idee, con visioni di come funziona il mondo completamente differenti dalla tua. E, arrivando poi in parte anche al suo ultimo discorso, perché mi pare che lei si riferisca in particolare all'Italia, io devo dire non mi piace, a volte percepisco un certo autorazzismo da parte di italiani, in Italia non funziona mai niente, non ci riusciranno mai, eccetera. L'Italia ha dei punti di eccellenza enormi, e peraltro, essendo noi abituati a vivere nel caos da quando siamo nati, siamo molto più bravi di altri a gestire l'innovazione, che l'innovazione è caotica per definizione. Con tutto dovuto rispetto, far gestire l'innovazione a tedesco non è una buona idea, perché la sua idea di innovazione è sequenziale, dal punto 1 arriviamo al punto 20 assolutamente passando per i punti in mezzo. Spero non siano tedeschi in sala, ma ci lavoro, quindi. Però purtroppo temo che in Italia siamo più indietro rispetto ad altri paesi europei da questo punto di vista. Fondamentalmente, non la voglio semplificare troppo, e questo credo sia vero anche nel settore educativo, per un motivo molto semplice: mancanza di investimenti. E i numeri parlano chiaro, poi possiamo fare tutti i discorsi di sto mondo sulla natura peculiare dello spirito italico confrontato ai tedeschi, come a volte scherzo, ho appena scherzato, come a Bruxelles ci prendiamo in giro tutto il tempo tra gli italiani, i greci, gli svedesi, gli irlandesi, eccetera, eccetera, però i numeri non mentono,
e i numeri di Eurostat, i numeri di OECD, i numeri di tutti quanti dimostrano che l'Italia investe una miseria in educazione primaria, secondaria, università, ricerca. Questo è vero anche per le aziende, tra l'altro, non soltanto per il settore pubblico, ma anche il settore privato investe, credo, un terzo o un quarto della media europea. E là, sa, non che la sua domanda fosse cosa può fare la Commissione, però ci viene spesso posta questa domanda, cosa può fare Bruxelles? E lì, ragazzi, ma cosa dobbiamo fare? Il budget dell'Unione è il 2% del GDP e quello per confronto il budget del governo federale è il 20%. Del GDP, quindi come Unione Europea abbiamo un budget che è un ordine di grandezza inferiore rispetto agli Stati Uniti, dove in ogni caso il settore privato investe molto ma molto di più in ricerca e sviluppo in tutti i settori rispetto all'Italia. Giusto per essere chiarissimi, perché so che nel dibattito politico italiano questo punto è stato sollevato più e più volte, il famoso vincolo del 3%, il semestre europeo e i meccanismi di coordinamento macroeconomico che dopo la crisi del 2008 abbiamo costruito insieme con l'accordo anche dei governi italiani, peraltro, non impongono assolutamente impongono a non dovete spendere ricerca e sviluppo, dovete spendere nel ridurre il debito, è assolutamente agnostico da questo punto di vista, è una scelta nazionale. Quindi temo che la mia risposta alla sua osservazione, per quello che posso vedere, che ne posso capire io essendo fuori dall'Italia un po' di tempo, è banale e molto terra terra. Se non ci si mette i soldi, se non ci si mette gli investimenti in maniera strategica, perché gli investimenti di oggi ripagano tra 5, 10, 15 anni, non ripagano tra 6 mesi, è abbastanza inutile discutere di altro. Mi aggancio solo questo per fare un commento rapidissimo. Chiaramente parliamo di una policy a livello europeo che viene creata a parte iniziative autonome della Commissione, ma anche dal contributo dei Paesi membri, quindi in realtà anche i Paesi membri devono chiedersi ma qual è la policy giusta per loro stessi e poi per l'Europa nel suo complesso. E da questo punto di vista l'Italia, anche proprio se tu guardi i think tank o comunque gli organismi preposti allo studio della strategia, allo sviluppo di policy, non soltanto in ambito digitale ma più generale, ce ne sono molto pochi. E quindi da questo punto di vista in Italia Nexa è il microscopico tentativo iniziato 12 anni fa di provare a pensare anche agli aspetti di policy del digitale, e sono passati 12 anni e continuiamo a essere noi, e purtroppo sarei ben contento fossero nati alla LUIS o mille altri posti dei centenari, e credo che questo sia anche dovuto al fatto che c'è una parte dell'elite di questo paese che continua a pensare che la seconda guerra mondiale l'abbiamo persa, che l'Italia non deve avere ambizioni, che l'Italia e va benissimo che vada rimorchio di quello che dicono gli americani o in alcuni casi la Francia e la Germania, e quindi bene così. E se è bene così vuol dire che accettiamo una forma di servitù volontaria che va al di là degli effettivi vincoli che abbiamo, dei vincoli, va al di là, è come se dicessimo ma è meglio essere a rimorchio, meglio essere in tutto sommato che decidono gli altri e noi tutto sommato ci accomodiamo. Da questo punto di vista quindi un'iniziativa come Nexo, in generale professioni come quelle che facciamo, se gli interlocutori pensano così è completamente inutile. Cioè un interlocutore che comincia invece a pensare con un po' più di dignità al ruolo del nostro paese, riconoscendo i rapporti di forza, ma c'è uno spazio di manovra, e se lo volessimo prendere è più complicato, è più impegnativo, ha da maggiore responsabilità, però andrebbe fatto. Cecilio che voleva... Sì, parzialmente in realtà la mia domanda era in sola posizione con quella della persona che ha fatto una domanda prima di me. La mia domanda era proprio sulla strategia e la politica della ricerca europea e come tu vedi che questo, o meglio fammela rifasare, si è visto storicamente, si sono visti dei silos fra la strategia e la politica della ricerca, la strategia e la politica dell'innovazione digitale e quella del lavoro. Adesso attraverso anche ruoli come quello che tu ricopri adesso, in qualche modo c'è la storia sta forzando un dialogo fra questi settori. Allora, quello che mi preme molto è perché è stato trasformativo nell'esperienza statunitense, è la combinazione di investimento privato, investimento federale e creazione di un ecosistema digitale che è stata concertata in modo sinergico, no? Allora, tu pensi che questo sia nelle corde della politica europea di questo momento? Cioè c'è consapevolezza sulla necessità di generare questo tipo di sinergie per essere poi competitivi, no? Andando avanti.
Grazie Ciro, e by the way volevo solo dire che concordo totalmente con quello che ha detto Juan Carlos, c'è un problema di autolimitazione politica dell'elite di questo paese, che non è responsabilità di Bruxelles, non è responsabilità dei francesi o dei tedeschi. Se si vuole andare a rimorchio, andiamo a rimorchio, però smettiamola di lamentarcene. Quindi assolutamente d'accordo Juan Carlos. Sul tuo punto Ciro, la domanda è: c'è consapevolezza della necessità di questa sinergia tra investimenti di, chiamiamoli, politica industriale, politica della ricerca, innovazione tra settore privato e pubblico? La risposta è sì, la consapevolezza c'è tutta. Abbiamo anche cercato a livello europeo di creare gli strumenti, perché la consapevolezza è bella, poi devi anche trasformarla in pratica e ti servono gli strumenti pratici. Per esempio tramite, al di là delle, dei fondi come Horizon 2020, che come ho detto, parliamoci chiaramente, Horizon 2020 è una parte rilevante del, del budget europeo, dell'Unione Europea. Horizon 2020, per chi non lo sapesse, è il fondo di, immagino che un po' tecnico lo sappiamo tutti, ma comunque fondo di investimenti europeo, la ricerca, l'innovazione in tutti i settori, è una parte rilevante del budget dell'Unione Europea, ma il budget dell'Unione Europea è abbastanza piccolo rispetto al budget complessivo degli Stati membri. Però, a parte Horizon 2020, con il, era chiamato un tempo il piano Juncker, si chiama European EFSI, European Fund for Structural Investment, che è un meccanismo creato nel 2015 per fondamentalmente, tramite il budget dell'Unione Europea, con anche il budget proveniente dalla Banca Europea di Investimenti, non vi tedio con le specificità del meccanismo, però l'idea era: si mettono soldi pubblici a garanzia di, per attrarre investimenti privati in settori strategici, la cui scelta peraltro è lasciata agli Stati membri, quindi non è Bruxelles che va dagli italiani e dice: ah, voi dovete investire su X, perché uno, non abbiamo queste conoscenze sul territorio, e due, sarebbe secondo me scorretto e indemocratico che a Bruxelles qualcuno decide dove devono investire gli italiani, o i francesi o i tedeschi. Il piano Juncker o l'EFSI ha mobilitato ad oggi 400 miliardi di euro, non niente, e parliamo di progetti infrastrutturali a forte valore di innovazione aggiunto, perché ci sono vari criteri tra cui i progetti EFSI vengono decisi, e uno di questi criteri è: non sono soldi per ricostruire, scusate, non voglio essere, mi viene a dire, per ricostruire il ponte che casca, però ho pensato alla tragedia di Genova, non volevo essere inopportuno, non è fatto per ricostruire la casa costruita negli anni 60, è costruita per investimenti in infrastrutture, è pensato per investimenti in infrastrutture strategiche, quindi lo strumento c'è. Ahimè, e mi dispiace dirlo, però se guardiamo ogni anno, facciamo l'analisi dei progetti che ricevono finanziamenti, l'Italia non sta usando questi soldi, esattamente come per i fondi regionali, come per i fondi ISF, come per gli altri fondi. I fondi ci sono, però non vengono assorbiti, la cosiddetta capacità di assorbimento delle autorità italiane dell'utilizzare i fondi EFSI è molto limitata. Là poi si innesta un altro discorso, cioè siccome EFSI sono soldi pubblici che servono a fare il leveraging di investimenti privati, e abbiamo visto che in media su un euro di soldi pubblici dell'EFSI che viene messo in campo si riescono ad attrarre tra i 5 e gli 8 euro di investimento privato, quindi un leveraging da 5 a 8 che non è male, non è il 15 per che qualcuno aveva ventilato, però non è neanche male. Però là ci vogliono investimenti privati, e cioè ci vuole che il privato dica: sì, io voglio investire nel paese X perché alla fine, parliamoci chiaramente, ne avrò un ritorno di qualche tipo. Gli investimenti, foreign direct investment in Italia ma non è a livelli in cui tutti concordano potrebbe essere, per mille motivi che non vado qui a delineare troppo in dettaglio. Quindi Ciro, la consapevolezza c'è, questo sì, e questa è una consapevolezza a livello politico molto chiara, molto condivisa, a parole almeno anche dai governi italiani e dai europarlamentari italiani. Gli strumenti almeno iniziali ci sono, come l'EFSI o come altri strumenti simili, e poi come vengono la volontà di utilizzarli o meno, là, per ricollegarmi a quello che diceva Juan Carlos, là ci vuole la volontà strategica di riconoscersi come uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, la quinta, teoricamente, la quinta potenza economica, e quella è una decisione di politica nazionale, eminentemente nazionale. Grazie. Ok, siete d'accordo, visto che abbiamo superato l'una, concluderei, se me lo consentite, con due osservazioni. E la prima osservazione, che è un potenziale punto d'attenzione tra cose che ho detto in momenti diversi,
riguarda le scelte che ha fatto l'Europa dal punto di vista tecnologico e di innovazione. Argomento su cui mi sono trovato a capirne qualcosina di più perché ho curato insieme ad altri tre colleghi la parte su scienza, tecnologia e innovazione dell'enciclopedia sull'Europa che Treccani ha cominciato a pubblicare. Sappi che Treccani, che faccio parte del consiglio scientifico, ha già pubblicato qualche mese fa un primo volume sulle istituzioni con Giuliano Amato e tantissimi altri. Adesso uscirà altri tre volumi e ho curato quello su scienza, tecnologia e innovazione. E quindi leggendo i saggi, questa è un'esperienza interessantissima perché Treccani ha una capacità straordinaria di mobilitare risorse intellettuali qualificate a cui viene chiesto di scrivere cose che un cittadino di media cultura riesce a scrivere. Quindi io, media cultura in tutti gli altri settori tranne il mio, ho imparato, credo, parecchie cose. E una delle cose che emerge, ed è una cosa che hai detto anche tu, è che l'Europa ha scelto di fare innovazione concentrandosi sui settori tradizionali in cui è forte. Ed è tradizionalmente molto forte sull'automotive, sulla produzione di macchine utensili, sul design, eccetera, eccetera. Rinunciando però, a differenza degli Stati Uniti, della Cina e del Giappone, a essere forti anche nelle tecnologie abilitanti in quanto tali. Quindi sul digitale in quanto tale ci ha provato un po' con miste, poi alla fine ha rinunciato, per cui se adesso vuoi fare un microprocessore devo per forza comprarlo da qualcun altro, e così via per altre cose importanti. E questo, da una parte, come tu hai anche detto, sia ieri che oggi, totalmente razionale, sono forte in automotive, mi concentro su dove sono forte, va benissimo, ma contemporaneamente aver di fatto, a un certo punto qualcuno l'avrà fatto deliberatamente, la scelta di non essere anche forte sulla tecnologia abilitante in sé, vuol dire che allora la sovranità tecnologica di cui parli te la possiamo scordare, per cui i microchip di cui adesso i tedeschi cominciano a parlare, dobbiamo farci i nostri microchip adesso, 2018, oppure su alcune competenze di base anche della stessa informatica, quindi il tentativo di rilanciare con l'intelligenza artificiale, in realtà è un tentativo, io lo leggo, non è tanto sull'intelligenza artificiale, è di riprendere il controllo della tecnologia abilitante di cui sentiamo di non possedere veramente i fondamentali. Quindi questa è una tensione tra, è vero che è razionale concentrarci dove sei forte, ma devi trovare le risorse, come l'ha trovato il Giappone, che è piccolino rispetto all'Europa, e come l'ha trovato, è più piccolo dell'Europa, comunque grande, ma come ha trovato sicuramente la Cina, che ha trovato modo di dire che dobbiamo possedere anche la possibilità di costruire le cose di base, dobbiamo trovare, affrontare questo tema, se no rimarremo sicuramente dipendenti. E invece la seconda osservazione, non è un'osservazione, è una segnalazione, perché sto leggendo, sono più o meno a metà di due libri che hanno un titolo quasi uguale, che però si occupano di due ambiti completamente diversi. Uno si intitola, di uno sociologo che si chiama Olivier Zunz, che insegna in America tanti anni, si intitola Perché il secolo americano? Punto interrogativo, e si concentra su come gli americani tra la fine dell'Ottocento e poi soprattutto fino alla Seconda Guerra Mondiale hanno costruito la cosiddetta matrice della conoscenza. Cioè hanno detto dobbiamo investire enormi risorse pubbliche, private, federali, degli stati, delle fondazioni in conoscenza. Dalle conoscenza più disinteressata possibile, Institute for Advanced Studies di Princeton, creato tra prima e seconda guerra mondiale, fino a cose più applicate. E quindi la matrice della conoscenza, che sono i laboratori nazionali, le grandi università, le ricerche e sviluppo delle aziende e così via. E quindi un libro assolutamente affascinante, con l'America che in quel momento comincia a investire sulla conoscenza, diciamo in senso lato, più dell'Europa, fino ad oggi. Perché se tu guardi la percentuale di GDP dedicato alla produzione di conoscenze in senso lato in tutte queste molteplici forme, continua ad essere il doppio dell'Europa. E poi chiediamoci quali sono le conseguenze. E in parallelo sto leggendo un libro completamente diverso, che si intitola Il secolo americano, senza punto interrogativo e senza domanda, che è un libro di uno storico dell'economia, molto interessante, Geminello Alvi, pubblicato da Delphi, che invece studia la transizione principalmente a livello del potere finanziario tra l'impero britannico e l'America tra la prima e la seconda guerra mondiale. Quindi lì non parla assolutamente di università, di niente, guarda semplicemente il denaro del mondo dove sta confluendo. Prima confluiva a Londra e permetteva certe cose, e poi mano a mano Londra durante la prima guerra mondiale è costretta a vendere le quote che aveva delle ferrovie americane eccetera, che gli davano, prendevano soldi, sono alla canna del gas, vendono tutto e diventano debitori degli americani, che diventano il padrone del mondo. Ma questi due diversi piani non ho ancora avuto nessun modo, ammesso di essere capace di stabilire un collegamento, ma è sospetto che il collegamento ci sia, e quindi ve lo lascio come segnalazione bibliografica.
Grazie ancora Andrea, grazie a tutti.